Va bene, allora, io sono Italo Vignoli, sono molto meno conosciuto di Flavia nel mondo politico e ci sono degli ottimi motivi perché sono un po' incazzoso e quindi nel mondo politico non vado benissimo. Ci eravamo ripromessi con Flavia di fare un primo giro di domande a tutti sul perché l'open source è importante nella pubblica amministrazione, chiaramente a ciascuno in funzione del suo punto di vista, per cui per avere poi pluralità di opinioni. Inizierei dalle signore, quindi in ordine alfabetico, da Maria Chiara. Che però è muted. Buongiorno. Non ti sentiamo. Ecco qui, adesso dovreste sentirmi, avevo dimenticato di attivare il microfono. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Maria Chiara Pievato, lo insegno filosofia politica al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa. Che ci faccio qui? Beh, da molto tempo mi occupo della cosiddetta scienza aperta e sono fondatrice e anche vicepresidente di un'associazione nazionale che si chiama Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta. Ecco, cercherò di rispondere alle vostre domande in modo non ripetitivo e dal mio punto di vista. Il mio punto di vista è naturalmente quello della didattica e della ricerca. Allora, in generale, come mai, nonostante la legislazione in proposito, manca nella pubblica amministrazione italiana e vorrei dire nella politica italiana la consapevolezza dell'importanza del software libero e anche la consapevolezza dell'importanza della cultura libera, vale a dire della utilità perfino economica di beni comuni digitali, di natura scientifica, di natura linguistica, di natura informativa e anche di natura informatica. Per non entrare nei campi altrui, a me piace citare un politologo inglese che si chiama Colin Crouch, che ha coniato un termine molto interessante. Il termine è quello di post-democrazia, che secondo me descrive bene, non solo per il software libero, perché appunto è un caso particolare, la situazione nella quale ci troviamo. Vale a dire, abbiamo delle forme democratiche che sono apparentemente in vigore, delle leggi democratiche che sono apparentemente in vigore, e però il governo è di fatto sostanzialmente in mano a delle lobby economiche. L'abbiamo visto anche stamattina, delle aziende globali che hanno una concentrazione crescente di denaro e di potere. Di fronte a Stati che l'ideologia liberista rappresenta e rende sempre più deboli, sempre più legittimati. E che cosa avviene? Avviene che gli Stati tendono a devolvere le funzioni da cui si può ricavare del profitto, quindi non tutte, però quelle a cui si ricava profitto, e quindi anche conoscenze all'azienda globale, quindi a GAFAM, come abbiamo. GAFAM però è solo un caso particolare. Allora, qual è l'effetto collaterale di tutto ciò? Che man mano che si devolvono queste funzioni, si devolve anche la conoscenza che a queste funzioni è connesse. E questo processo è difficilmente reversibile, soprattutto in una situazione come quella italiana, in cui la stampa, la scuola, la ricerca non hanno né il denaro, né la cultura, né l'indipendenza per mostrare quanto sta accadendo. Se seguite un pochino il dibattito sui giornali, vedete che quando si parla di pubblica amministrazione, di scuole e di università, si parla sempre di individui, fannulloni, baroni, insegnanti che battono la fiacca. Quindi manca la prospettiva di sistema, quindi non si può, non si vuole guardare al sistema ed è molto facile gettare la responsabilità sugli individui. E anche in dibattito più alto, quindi non quello degli opinionisti sui giornali,
abbiamo avuto sulla teledidattica, che è un problema importante per i suoi mezzi e per i suoi fini, abbiamo avuto le posizioni più rumorose, quelle che hanno fatto hanno destato più l'attenzione, sono quelle di personaggi come Giorgio Agamben, che cosa fa? Critica la tecnica con la T maiuscola come una sorta di scatola nera a cui si deve offrire o negare una specie di giuramento vassallatico. Se vi ricordate, Agamben cosa ha detto? Che i professori che fanno teledidattica non si è chiesto con che cosa si fa teledidattica, se con software libero o software proprietario, se su piattaforme nazionali controllate da noi o su piattaforme in mano a multinazionali, il cui fine è la manipolazione a fini pubblicitari, se non peggio. Tutto questo non se l'ho chiesto. Però cosa ha detto? Ha detto: i professori che fanno teledidattica sono come i professori che nel 1931 hanno giurato fedeltà al regime fascista. Quindi anche qui non si parla di aprire la scatola nera, quindi il problema è sempre o prendere o lasciare. Quindi Agamben è un signore di cultura alta e la posizione è sempre o prendere o lasciare. Allora, adesso rispondo alla seconda domanda e poi taccio perché non voglio portare via troppo tempo agli altri. Allora, cosa serve in questa situazione per seguire lavorare col software libero? E parlo di quello che conosco, vale a dire nella scuola e nell'università. Beh, siamo in un mondo dominato da oligopoli, dominato anche politicamente da oligopoli, non solo economicamente. Quindi la scuola è l'unica frontiera possibile su cui si possa cambiare qualcosa. Perché? Perché la scuola è l'unico, è uno dei pochi sistemi in cui è possibile mostrare con i fatti che GAFAN non è l'unica alternativa, quindi che sono l'unica scelta possibile, che sono possibili degli alternativi. Ecco, per fare questo che cosa bisogna fare? Beh, in realtà bisogna cambiare filosofia della formazione, perché la formazione non serve per adeguare i ragazzi, e ragazzi è una parola bruttissima perché uno degli etimi possibili è fattorino, garzone, eccetera, adeguare i ragazzi al mondo del lavoro, ma invece dare agli studenti gli strumenti per scegliere, per fare delle scelte e per cambiare il mondo. Quindi, lavorare per avere una piattaforma nazionale, usando il GAR, usando anche la disponibilità del Politecnico di Torino, che ha detto più volte che mette a disposizione proprio know-how a tutte le università che volessero ripetere la sua esperienza su Blue Button. Dicevo, lavorare perché almeno la scuola sia libera e sia un luogo non di addestramento all'uso di software, ma di vera e propria formazione, quindi per formare dei non dei meri utenti digitali, ma dei cittadini digitali che per esempio fin da giovani imparano l'HTML, l'XML, il LaTeX. Ecco, questo sarebbe qualche cosa di estremamente importante. Adesso alcuni politici se ne sono resi conto, però sono ahimè una sparuta minoranza. Cosa possiamo fare noi? Beh, i docenti universitari teoricamente avrebbero un grande potere, perché chi insegna avrebbe teoricamente un grande potere. Questa è l'ultima cosa che vi dico. L'articolo 33 della Costituzione dice: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Quindi l'insegnamento, la libertà di insegnare è tutelata allo stesso livello in cui è tutelata la ricerca scientifica e l'arte. Quindi il professore ha il diritto, avrebbe il diritto e il dovere di scegliere, più che porsi il problema se fare o no teledidattica, perché ahimè il dibattito verte su questo, avrebbe il diritto e il dovere di scegliere e di pretendere di usare strumenti liberi. Appunto perché la scelta dello strumento, il modo in cui organizzi la didattica, chi guarda la tua didattica, chi influenza l'ambiente didattico, sono qualche cosa che fanno parte della didattica stessa, quindi fanno parte di una libertà costituzionalmente tutelata, una libertà che non ha senso regalare a delle aziende, anche perché le scelte che facciamo a scuola, quello che gli studenti imparano a scuola, addestrarsi a usare Microsoft Windows o guardare che cosa c'è nella scatola nera, è quello che influenzerà la società e le scelte che faranno questi studenti quando diventeranno amministratori
lavoratori, di aziende, politici, insegnanti nel futuro. Come vedete non ho detto in realtà moltissimo, perché le mie prospettive in questo momento sono piuttosto pessimistiche, cioè credo che nel breve termine tutto ciò rimarrà affidato alla testimonianza individuale. Ecco, però diffondere questa cultura e rendere consapevoli gli insegnanti, soprattutto universitari, che avrebbero dei diritti tutelati a livello costituzionale, può forse non adesso ma nel medio termine far fare qualche passo avanti. E con questa nota di disperata speranza concludo. Grazie mille, credo che il parallelo, la citazione della post-democrazia sia sicuramente estremamente interessante, è un tema su cui probabilmente ragionare per capire anche come rompere certi meccanismi, per quanto sia molto difficile. Tiziana, la tua opinione? Okay. Io volevo portare una prospettiva un pochino diversa rispetto probabilmente a quello che anche che si è detto. Allora, secondo me quando parliamo di software aperto parliamo anche di software che sia trasparente e comprensibile. Ora, questo punto della trasparenza e comprensibilità è un punto particolarmente significativo ora, perché diciamo noi ci stiamo interessando dei software tradizionali, quelli che si usano per carità in maniera massiva, ma non di quelli che sono il nuovo software, la nuova frontiera e che adesso va per la maggiore e adottato anche nella pubblica amministrazione, forse non in Italia, ma sicuramente negli Stati Uniti e in altri paesi, cioè tutti gli algoritmi di machine learning e deep learning. Allora, per questo tipo di software, che è assolutamente pervasivo e può avere un impatto enorme nelle nostre vite. Enorme perché nel momento in cui il sistema sono disconnessa, voi mi sentite? Sentiamo benissimo. Sentiamo. Allora, mente il sistema che mi ha detto, sei disconnessa. La webcam, non vediamo allora, la webcam, ma sentiamo. Va bene, che è la cosa, diciamo, per il momento fondamentale. Allora, qual è il punto? Il punto è che tutti questi sistemi non sono né trasparenti, né aperti, né comprensibili. E attenzione, si basano soprattutto su dati, come sapete benissimo, perché tutti gli algoritmi di machine learning e deep learning imparano dai dati, e i dati sono anch'essi spesso non aperti, direi quasi sempre, e questo è un grande problema. Allora, un grande problema di tutte le organizzazioni, della pubblica amministrazione e altro, è il fatto che i dati non siano aperti. Io lo metterei proprio ai primi posti, perché questo impedisce la trasparenza, impedisce l'interoperabilità, impedisce il riuso, eccetera, eccetera. Nel caso del machine learning è ancora peggio. Perché? Perché gli algoritmi imparano dai dati, e dato che i dati non sono noti, non sappiamo quali pregiudizi e quali, diciamo, visioni parziali nascondano. Allora, ci sono dei casi famosissimi negli Stati Uniti, anche in Oriente, nei paesi più tecnologicamente, diciamo così, avanzati, di algoritmi di machine learning. C'è l'esempio famosissimo di quello che ha assegnato la possibilità di delinquere di nuovo e quindi non la libertà condizionale a persone, diciamo, di certe etnie rispetto a persone di altre,
solo sulla base di appunto pregiudizi o scelte presenti nei dati su cui era stato addestrato. Altro caso famosissimo di un algoritmo automatico utilizzato in un grande, da un grande produttore di software per fare una scrematoria dei curricula, che sceglie al, diciamo, 90% dei casi curricula maschili. Ma perché? Perché il tipo di selezione viene fatto sulle parole utilizzate, e dato che in questa società, come in quasi tutte le società di software, la componente predominante è la componente maschile, tipicamente il linguaggio che l'algoritmo impara dai curricula che sono presenti è un linguaggio maschile piuttosto che uno femminile, per cui continua a, diciamo così, propagare il gender bias. Di questi esempi ce ne sono decine. Allora, io penso che sottolineare, prima che la situazione diventi veramente incontrollata e che si facciano errori molto importanti per la società e per la vita delle persone, perché immaginate, questi algoritmi lavorano nelle banche per dare i crediti, per dare i mutui, oppure appunto per dare il lavoro alle persone o per decidere a chi applicare alcuni tipi di cure, perché alcuni di questi algoritmi sono utilizzati nella sanità. Allora, rispetto a questo, considerato che questo è, diciamo così, il nuovo che avanza, io penso che dobbiamo attrezzarci da subito, attrezzarci volendo appunto una completa apertura, trasparenza e comprensibilità sia degli algoritmi sia dei dati su cui lavorano, tanto più nel caso delle pubbliche amministrazioni. Quindi, se le pubbliche amministrazioni, che da anni dovrebbero utilizzare open data, ancora non sono state in grado di farla, adesso c'è un motivo in più perché lo facciano. E quindi questo è un altro punto, secondo me, a cui dedicare attenzione. Infatti molte organizzazioni stanno cominciando a considerarlo, il problema dell'etica, dell'intelligenza artificiale, che ha a che fare con questi stessi problemi. Però secondo me è, diciamo, importante vederlo anche dal punto di vista del software aperto, perché un software aperto, appunto, se è trasparente e se è comprensibile agli altri, perché altrimenti io posso darti un software aperto dove non capisci assolutamente come funziona, non sei in grado di riusarlo, non sei in grado di modificarlo, e quindi è inutile. E diciamo, penso di aver finito i miei 5 minuti, quindi non voglio andare oltre in questo primo giro. Grazie. Allora, a questo punto andiamo con i signori, per noi abbiamo mantenuto delle precedenze di genere, e anche qui andiamo in ordine alfabetico, quindi inviterei Corrado, che conosco credo da 40 anni, forse qualcosina di più. Da quando non si è tagliato, l'ultima volta la barba? Alfabetico di nome o di cognome? Perché... No, di nome. Diciamo da quando avevamo tutte e due le barbe nere o bionde e non bianche, mettiamola così, va? Esatto. Tu tra l'altro sei anche un utente di LibreOffice, quindi puoi esporre, come dire, un power user, quindi puoi anche metterci dentro la tua opinione da utente. Allora, intanto grazie, non l'ho fatto prima, scusate, di avermi invitato a questo dibattito che mi sembra estremamente interessante. E il problema è che, a seconda di come vediamo l'ambito di cui parlare, rischiamo di dover dire i famosi 5 brevi cenni sull'universo, perché se estendiamo il concetto di openness a tutto quello che potrebbe essere aperto, secondo me perdiamo di vista l'obiettivo della chiacchierata, che è quello del software, perché io pure utilizzo dispositivi di cui non so i funzionamenti interni, ma insomma non chiedo di vedere lo schema
di funzionamento dell'ascensore del mio palazzo per essere sicuro che faccia l'ascensore. E questo ovviamente è un eccesso da una parte. Dall'altra, io sono un assoluto fautore, e lo sai, Italo, dell'apertura del software da tempi non sospetti, essendo cresciuto in un'epoca in cui il software era ovviamente e solamente insorgente, anche il software commerciale, che è diverso dal software aperto, però se parliamo di conoscibilità e verificabilità, anche il software commerciale degli anni 70, che veniva venduto in sorgente, era ovviamente consultabile, verificabile, avevi dei limiti commerciali, non lo potevi riutilizzare, e quindi scinderei il problema della apertura nel senso di conoscibilità, di verificabilità, e dell'apertura nel senso di riuso, che secondo me è l'aspetto più importante, perché non sempre anche il software aperto è riutilizzabile, un po' per i motivi che sono stati detti prima, non è detto che sia comprensibile o fatto in modo da essere riutilizzato, non è detto che si arrivi ad avere una massa critica che consente di riutilizzarlo. Oramai viviamo in un mondo di librerie, la gente non sviluppa, gli sviluppatori, scusate, non sviluppano più tutti i loro software, ma di solito si mettono a fare, utilizzano funzioni di librerie, quindi trovi programmi che hanno include 8 miliardi di librerie di cui nessuno sa più che cosa succede, per chiamare tre funzioni. Quindi c'hai programmi di 60 giga che alla fine fanno Hello World, perché ti sei caricato le librerie che sono aperte, sì, qualcuno ci ha guardato dentro, no, mai, non si sa che cosa fanno, si tramanda oralmente da programmatore a programmatore che devi includere quelle cose perché è bene così, e allora non va bene, abbiamo vanificato completamente lo scopo del software. Ora non dico che ti devi ricostruire tutto quanto da capo, però voglio dire, nel mio piccolo, quando mi è servito di fare un cosettino del cavolo che uso io e pochi amici, niente di che, ma che c'era la necessità, per esempio, di comprimere dei dati, l'algoritmo di compressione di Huffman me lo sono scritto, non ho pigliato una libreria, così in 40 righe di codice, 3K di codice, ho fatto una cosa che mi serviva anziché caricarmi una libreria pazzesca. Fine dell'inciso. Perché la domanda iniziale è pubblica amministrazione e software aperto? Ma scusate, la risposta mia è molto meno filosofica e molto più terra-terra, perché costa di meno e è più efficace. E il problema non è tanto usarlo o non usarlo, è riuscire a creare la coscienza nella pubblica amministrazione di creare un patrimonio informativo di moduli, di software, di prodotti, perché alla fine la pubblica amministrazione, come le aziende, fanno tutte la stessa cosa, grosso modo. C'è ovviamente la specializzazione, no, delle varie funzioni, ma una serie di cose, il protocollo, la gestione documentale, cioè tutta una serie di cose sono sempre la stessa. Farlo una volta per tutte e adoperarla tutti sarebbe molto bello, ma questo non significa farlo fare a Sogei e comprare il servizio a Sogei, può essere anche quello, ma non deve essere necessariamente quello. Significa anche che se ci sono dei comuni che hanno la capacità di mettere un pochino più le mani sui loro sistemi, possono creare un GitHub della pubblica amministrazione nella quale mantenere una base di codice delle cose utili dell'amministrazione. Poi è chiaro che non mi riscriverò le cose che vanno meglio di mercato, se sono ultra specialistiche, se hanno competenze, cioè, ma quattro cose di base probabilmente potrebbero essere utili. Il problema, d'altro canto, è che non sempre questo come dire, garantisce la qualità del software. Sappiamo tutti che ci sono, e torno al discorso di librerie standard che tutto il mondo adopera, open, parlo per esempio di librerie di SSL, quindi per la connessione sicura in HTTP, dove si è scoperto, io come forse qualcuno sa mi occupo di sicurezza oramai da troppi anni, si è scoperto che c'erano dei bug abbastanza gravi
per cui il risultato della crittografia di canale non era esattamente robusto come si aspettava, e quel software era sotto gli occhi di tutti da 15 anni. Il discorso è, chiunque lo può guardare, il risultato è nessuno l'ha mai guardato, tranne quei due sfigati che si sono dati da soli il compito, due sono proprio uno e un altro, che lo mantengono e che chiaramente non hanno visto questo errore, ma nessun altro l'ha mai visto. Quindi il solo fatto che una cosa è sotto gli occhi di tutti non vuol dire che tutti la guardino. Quindi bisognerebbe anche creare un contesto nel quale davvero c'è, magari ci si concentra su pochi progetti utili e nei quali davvero tanta gente ci mette la fantasia di lavorarci, altrimenti purtroppo rimane uno slogan, quello dell'apertura e della trasparenza. Ok, grazie. E ovviamente io concordo con quello che dici, ci vorrebbe più attenzione a tutti i livelli, però poi ci andiamo a sbattere con l'educazione e la gente non è educata. Io quando parlo di formati standard mi guardano e fa: ma perché esistono? Sì, esistono, ma esistono anche gli standard, ma c'è gente che non si rende conto che la corrente elettrica è uno standard, voglio dire, cioè siamo a livelli molto terra terra. Direi di andare avanti con Enrico Nardelli. Io do a tutti del tuo, anche perché probabilmente sono più vecchio, quindi per questioni anche... No, però non si dice, sono la stessa età di un'altra persona, ma non si dice chi è. È una dura lotta, Italo, però, attenzione. Comunque ti si è bloccata la cam pure a te, sappilo. Sei immobile da tanto tempo. No, non io sei bravissimo a fare il morto, ma o se no è... O è la tua che si è bloccata, Corrado? Perché io non vedevo... No, perché io vedo tutti voi che si muovono, che vi muovete. Soltanto lui era fermo. Però sì, parliamo. La faccio ripartire. È una prospettiva interessante. Pertanto fra poco mi vedrete in quel modo, cioè non passano tanti anni per cui... Enrico Nardelli. Grazie Italo e grazie a tutti voi per questo invito e buon pomeriggio a chi ci sta seguendo, diciamo, in un sabato pomeriggio in cui probabilmente la testa della gente è più al pensiero di andare in giro prima che ci chiudano in casa, diciamo, non a seguire dibattiti sulla rete. E allora io volevo dare un punto di vista su questo tema che parte da lontano, cioè il tema è per quali ragioni è importante l'open source nella PA. No? La mia risposta, il mio punto di vista parte da lontano ed il motivo è che si tratta soprattutto di un problema culturale, ovvero in generale non si sa cos'è l'open source, perché non si sa cos'è l'informatica. Questo, diciamo, di questo mio punto di vista potrei dare molti esempi, il più eclatante di questo è il fatto che si parla di competenze digitali e non di competenze informatiche. E siccome, insomma, qualcuno diceva un po' di tempo fa che le parole sono importanti e noi, diciamo, soprattutto quelli che vengono dalla formazione olistica, sappiamo bene quanto le parole sono importanti, è chiaro che nella scelta delle parole c'è già la risposta. E quando si parla di competenze digitali si parla del livello applicativo, si parla del livello di utilizzo. E il livello di utilizzo è quello in cui tu sai usare un certo strumento che qualcuno, in genere un ingegnere, ha realizzato e per soddisfare un certo obiettivo. L'ingegnere prende dei requisiti e trasforma questi requisiti in un manufatto che li soddisfa. E lui ha la garanzia che questo manufatto soddisfi quei requisiti perché a sua volta l'ingegnere ha studiato tanta scienza che gli ha detto quali sono le regole, i teoremi, i principi, le leggi universali in base alle quali, per esempio, puoi caricare una trave essendo sicuro che non si spezzi o progettare un motore in modo tale che ti assicuri un certo rendimento. Quando noi parliamo di competenze digitali, invece, siamo fermi al guidatore della macchina, che ovviamente può benissimo non essere né un ingegnere né un fisico, e lui guida la macchina e guida la macchina per spostarsi e fare tutto quello che deve fare. Il problema qual è? Il problema è che il livello applicativo
può tutto sommato andar bene, poteva andar bene quando si parlava di automazione industriale, perché l'automazione industriale essenzialmente potenzia le nostre capacità fisiche. L'automobile ci permette di raggiungere più velocemente un certo posto, di raggiungerlo in meno tempo. Un martello pneumatico ci permette di scavare più velocemente, un aeroplano ci permette di superare, diciamo, spazi che erano preclusi alle nostre capacità fisiche. Quindi la storia dell'automazione industriale nei secoli, diciamo, dal 1600, ma in realtà la storia della scienza ci fa vedere che anche in epoca ellenistica c'era, diciamo, un'automazione industriale che poi si è persa, ma insomma, rimanendo agli ultimi secoli, l'automazione industriale è stata sempre una automazione essenzialmente di capacità fisica degli esseri umani, e questo ci ha permesso di fare tante belle cose, ci ha dato la società industriale che abbiamo ancora, ha permesso alla società di trasformarsi da società agricola a società industriale, ci ha dato un sacco di comodità, ci ha fatto viaggiare, eccetera, eccetera. Quando entra in gioco l'informatica e vengono fuori i calcolatori e tutti i dispositivi digitali basati sull'informatica, noi abbiamo un diverso tipo di automazione, che è un'automazione di tipo cognitivo. Le macchine dell'informatica, quelle per le quali servono le competenze digitali per adoperarle in qualche modo, sono delle macchine cognitive, e il problema delle macchine cognitive è che vanno su una sfera che è quella dell'essere umano, perché ricordiamoci che fino a prima dei calcolatori, calcolare era una cosa che faceva soltanto un essere umano, no? Il termine stesso computer, nelle etimologie inglesi, denotava le persone che facevano i conti, che calcolavano, sedute a tavolino, in genere erano donne, diciamo. E sarebbe anche interessante andare a capire perché lo facevano, probabilmente erano più attente, più accurate. Dopodiché, questo, diciamo, che all'inizio, diciamo, intorno agli anni 50-60, era una automazione soltanto di fattori, diciamo, di computazione numeriche, è diventata un'automazione di computazione simboliche ed è diventata un'automazione di tutto quello che fa l'uomo di cognitivo, no? E qui, tra l'altro, ne vengono quei problemi ai quali accennava Tiziana, cioè che poi quando queste macchine vanno su un piano che rasenta quello o che simula quello dell'intelligenza umana, escono fuori dei problemi abbastanza gravi. Ma il problema alla base è che queste sono macchine cognitive. Quando io le metto in gioco, per esempio nella pubblica amministrazione, io le utilizzo per sostituire delle persone. In ufficio, perché io l'ho anche utilizzato nella pubblica amministrazione per sostituire magari l'operaio, diciamo, il dipendente comunale che prima invece che scavava col piccone la pala, adesso viene sostituito da, diciamo, 10 vengono sostituiti da uno che guida una scavatrice. Posso fare la stessa cosa quando si tratta di elaborazione di pratiche, io sostituisco 10 impiegati con un sistema informatico. Dopodiché, siccome voglio risparmiare, lo faccio fare a qualcuno, quindi mi compro un sistema chiuso, e a quel punto ho perso completamente il controllo su quello che ho, perché quelle 10 persone che lavoravano per me e facevano quel compito cognitivo erano persone, ovvero, diciamo, esseri di intelligenza e adattabilità. Domani cambia un regolamento, faccio una riunione, gli dico: da dopodomani si lavora in questo modo invece che quest'altro. Per i dettagli non c'era neanche bisogno di fare le riunioni. Piccole imperfezioni nelle pratiche, qualunque impiegato, diciamo, con amore del suo mestiere, era in grado di correggerle da sole. Tutto questo scompare nell'informatica. E il problema è che quando uno ha un sistema chiuso, non aperto, è esposto a ogni minima folata di vento, non controlla più la pepe rotta. E siccome l'unica certezza nel mondo è il cambiamento, la realtà intorno a noi cambia, noi diciamo, chiunque si è affidato mani e piedi a sistemi chiusi è in balia di questo cambiamento, e quindi, diciamo, ne vengono fuori tutti i problemi che abbiamo. Quindi avere l'open source nella pubblica amministrazione, in generale avere l'open source in ogni azienda, vuol dire riuscire a controllare quello che si fa. Il problema è che se uno non ha capito
come dire, la rivoluzione culturale che c'è dietro a questo. Cioè, se tu continui a pensare che quel pezzo di software è come una macchina utensile, non entrerai, non, diciamo, non si riuscirà mai a fare questo salto, non si riuscirà mai a capire che l'open source è un valore aggiunto. Penserà, vabbè, ma io compro il sistema, no? Che cosa ci perdo? Ci perdo il controllo, no? Sarebbe come dare, appunto, sostituire le persone che lavorano per te con dei meccanismi che stanno da un'altra parte, io non controllo, poi non so più che cosa fare. Quindi, e qui mi avvio a chiudere anche perché ho visto che l'onorevole Mantomani è arrivato, quindi diciamo è opportuno dare la parola alla Ubi Maior Minor Cessat. E è un problema culturale, la soluzione è, come dire, richiederà generazioni, perché i problemi culturali richiedono di addestrare i ragazzi, i giovani, quindi cominciare a insegnare informatica nella scuola, e su questo poi dirò di più in eventuale secondo giro. Grazie Enrico, grazie Enrico, grazie davvero, e grazie davvero tanto alla senatrice Mantovani, che purtroppo doveva parlare prima ma ha avuto un problema di rete, quindi ha dovuto spostarsi, quindi grazie doppio per questa doppia fatica per essere qui con noi. Ti do giusto tre parole in croce di quello che più o meno è stato il filo conduttore finora, oltre al fatto che ci piacerebbe che tu parlassi dell'importanza dell'open source nella pubblica amministrazione. È venuto fuori il discorso di genere, è venuto fuori il discorso degli open data che esistono ma che purtroppo, dice, non sono in grado nella pubblica amministrazione oppure non hanno capito. È venuto fuori il discorso della coscienza della pubblica amministrazione che non sempre ha chiaro, no? la consapevolezza dell'importanza dell'open source nella pubblica amministrazione. È venuto fuori il discorso degli standard, che Ida giustamente diceva, ogni tanto parlo di standard e mi chiedono se esistono, ed è stupefacente che glielo chiedano, ma in noi è così. E mi viene da aggiungerne un'altra, che anche a me ogni tanto mi chiedono, ma davvero esiste, che è la legge sull'accessibilità dei siti nella pubblica amministrazione, che esiste da 16 anni, 16, e ogni tanto ancora qualcuno mi dice, ma davvero c'è la legge? Ma bene sì. E l'altra cosa è, le parole sono importanti, che diceva Enrico, diceva, per chi ha una formazione letteraria, ma anche per chi ha una formazione scientifica. Quindi a te la parola, dici tu. Grazie mille, Lalla. Io ringrazio voi, grazie a te, Flavia. Saluto tutti i partecipanti, tutti i presenti. Saluto anche il prof. Enrico Nardelli. Ci siamo conosciuti circa un anno fa, in occasione di un convegno che abbiamo fatto al Senato, e che era un po' anche vicino a queste tematiche, perché sicuramente la formazione di base e avanzata di tutta la cittadinanza, partendo appunto dalla formazione scolastica, è alla base di poter usare queste tecnologie informatiche, poterle usare sul lavoro e anche poterle usare da cittadini. Allora, io ho preparato un po' di cose che spero che vi stupiranno. Dai, stupiscici. Allora, voi sapete tutti che cosa è previsto dall'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, ossia che il software open source è una legge dello Stato ed è anche importante per la pubblica amministrazione. A voi non sembrerà vero, constatando a quanto è accaduto e accade ancora nelle vicende digitali italiane di tutti i giorni, ma cercherò di dimostrarvi che sta prendendo una certa importanza. Allora, la sfida del nostro paese nell'uso delle tecnologie digitali è immane, dato che è noto a tutti la posizione dell'Italia in merito al digital divide in raffronto agli altri paesi europei. Il digital divide non si misura solo per la mancanza di infrastrutture, e che anche lì siamo indietro, ma anche in mancanza di servizi digitali messi in opera dalla pubblica amministrazione, come pure quelli messi in opera dalle imprese e dal livello di competenze digitali di base e avanzate che si nella popolazione. Infine, anche da quale formazione digitale offre la scuola, e qui le classifiche ci mettono proprio all'ultimo posto in Europa.
E in questa situazione di digital divide, quanto compiuto finora dagli operatori del settore pubblico e privato per dare impulso allo sviluppo e all'utilizzo del software open source non è stato sufficientemente sistemico e in grado di incidere nella realtà italiana. In pratica, la legge è rimasta lettera morta proprio perché in tanti anni, diciamo praticamente 14 anni, si sono scritte norme senza poi dare gambe e risorse alle norme che si scrivevano. Anzi, al contrario, una gestione della pubblica amministrazione che, utilizzando lo strumento dell'esternalizzazione, si è svuotata via via di competenze, ha iniziato a invecchiare e non si è rinnovata. Una PA anziana evidentemente non è in grado di fare nessuna innovazione. E questo bisogna riconoscerlo, che noi siamo in questa situazione. Allora, con il governo Conte 2, l'istituzione del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione e con la sostituzione della Ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, al posto di Giulia Bongiorno, è sicuramente avvenuta una svolta nel nostro paese che già comincia a dare dei frutti. La Ministra dell'Innovazione, Paola Pisano, ha proposto da subito una strategia che si sta realizzando, e anche se è fatta da molte sfide. La prima sfida punta alla realizzazione di una società digitale in cui cittadini e imprese utilizzano i servizi digitali efficienti della pubblica amministrazione in modo semplice e sistematico. E questo obiettivo si basa sulla realizzazione di migliori infrastrutture digitali, poi anche sulla valorizzazione dei dati, sulla creazione di competenze digitali, sulla radicale digitalizzazione del settore pubblico, che darà anche impulso alla trasformazione digitale del settore privato. Quindi capite che si tratta di affrontare una sfida culturale, affrontare un problema di competenze e aumentare le competenze anche nella pubblica amministrazione. L'azione di sistema che si sta svolgendo parte appunto dal Ministero dell'Innovazione e Digitalizzazione, per poi andare man mano a includere le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali. Quindi la prima fondamentale azione messa in campo è stata quella dell'identità digitale. Ogni cittadino deve disporre di un'identità digitale, SPID o carta d'identità elettronica, e da settembre 2019, che è la data di istituzione del Ministero, ad oggi siamo passati da 5 milioni di identità digitali a oltre 13 milioni. E questo direi che è un successo, perché i primi 5 milioni di identità digitali sono state distribuite in 5 anni ed ora, in poco più di un anno, ne abbiamo distribuite altri 8 milioni, e si tratta di un balzo notevole. Perché faccio questa premessa sull'identità digitale? Proprio perché questa azione consentirà di dare gambe ai servizi digitali della pubblica amministrazione, sviluppati secondo modalità collaborative e aperte. Il 28 febbraio del 2021 sarà una data memorabile, perché con il decreto semplificazioni, in particolare l'articolo 24 del decreto legge 76 del 2020, che abbiamo convertito in legge quest'estate in agosto, parlamentari del Senato che hanno lavorato un sacco, ecco, in questo decreto legge prevede che entro il 28 febbraio 2021 tutte le pubbliche amministrazioni utilizzino esclusivamente SPID e carta d'identità elettronica per dare l'accesso ai propri servizi digitali. Inoltre, il domicilio digitale del cittadino consentirà a chiunque di ricevere la propria corrispondenza avente valore legale e digitale, e in prospettiva di consultarla attraverso io,
che è l'app dei servizi pubblici. Sempre questo stesso decreto prevede che le pubbliche amministrazioni abbiano anche l'obbligo di rendere fruibili i propri servizi attraverso dispositivi mobili tramite appunto il punto d'accesso telematico che è l'app IO. Ecco, allora perché parlo dell'app IO? Guarda caso, l'app IO è un progetto open source. L'app IO rispetta perfettamente l'articolo 68 del CAD. È software sviluppato per conto della pubblica amministrazione, potete cercare su GitHub, app IO, e trovate tutto. È sviluppato in codice sorgente aperto, licenza open, è un progetto aperto alla collaborazione e sviluppato con le più avanzate tecnologie oggi a disposizione. Insieme all'app IO, anche il software dell'app Immuni è completamente open source. Sapete che l'app Immuni usa esclusivamente infrastrutture pubbliche situate all'interno dei confini nazionali. È gestito nella sua interezza dall'azienda pubblica Sogei, è reso disponibile sotto licenza GNU, General Public License, versione 3. Sia il codice dell'app, sia il codice del backend di Immuni sono open source e disponibili su GitHub. Quindi Immuni e IO sono due grossi progetti open source della pubblica amministrazione e non sono certo a costo zero. Ecco, non so se è venuto già fuori, perché tutte le volte che gli operatori che vorrebbero utilizzare il software open source per i propri servizi ci tengono a precisare che loro non sono a costo zero, e lo sappiamo benissimo che non sono a costo zero. Infatti questi due progetti sono costati e continueranno a costare, tuttavia i due progetti sono open source e sono due grandi progetti perché sono rivolti a tutta la popolazione italiana, quindi progettati per una base di 60 milioni di utenti. Quindi IO è l'app dei servizi pubblici che trasforma il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, mettendo le persone al centro e cancellando la complessità per il cittadino. Naturalmente la piattaforma e l'app devono funzionare. Ecco. Questo progetto è stato possibile perché lo Stato ha finalmente investito in una società pubblica che recluta le migliori competenze informatiche per realizzare questo genere di progetti, che in questo caso è la società PagoPA. Anche per i pagamenti verso la pubblica amministrazione sarà necessario utilizzare esclusivamente PagoPA. E quindi in che direzione si vuole procedere ora? Si vogliono collegare tutti i servizi della pubblica amministrazione, delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, al sistema di identità digitale e all'app IO. E questo comporta un lavoro collaborativo tra Ministero della Digitalizzazione e le PA centrali e locali. Per permettere l'avanzamento di questo processo si adottano due strategie. Una prima strategia è in capo al Ministero della Digitalizzazione, che ha un fondo per pagare lo sviluppo dell'integrazione dei servizi della pubblica amministrazione locale, però può coinvolgere anche magari giovani talenti o start-up. La seconda strategia è un rapporto di collaborazione tra centro e periferia, tramite il quale si mettono in opera delle best practices e si condividono prodotti e risultati. Questo progetto di collaborazione è nato da un po' di anni e si chiama developers.italia.it. Quindi gli sviluppatori che si trovano nelle pubbliche amministrazioni centrali o locali, o anche di aziende, possono iscriversi volontariamente al sito developersitalia.it, farsi conoscere, cominciare a collaborare
E poi eventualmente da lì partono anche quei coinvolgimenti di talenti o di start-up nel lavoro appunto di realizzazione delle connessioni tra l'APIO, l'identità digitale, e i servizi delle pubbliche amministrazioni. Quindi abbiamo un progetto di collaborazione e di riuso, come dice il CAD, che ha l'obiettivo di integrare i servizi di ogni singola amministrazione con le piattaforme abilitanti, che sono ANPR, SPID, CIE, la carta d'identità elettronica, IO, l'app IO e PagoPA. Quindi tutti gli sviluppatori si possono iscrivere e creare insieme agli altri che già ci sono software open source che serve alle pubbliche amministrazioni e che può essere riusato. Un altro elemento importante che si trova nel decreto semplificazioni è l'introduzione del codice di condotta tecnologica per attuare un coordinamento dello sviluppo dei sistemi informativi e dell'offerta dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale. Il codice di condotta disciplina le modalità di progettazione, di sviluppo e implementazione dei progetti e dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni. E chiaramente questo codice potrebbe rafforzare la modalità collaborativa di developers.italia.it e la realizzazione di progetti open source. Poi, passando alla questione open data, sempre nella strategia del Ministero della Digitalizzazione, Innovazione e Digitalizzazione, si evocano i dati per le città del futuro. I dati sono un patrimonio di inestimabile valore che consentirebbe, da un lato, ai decisori pubblici di assumere scelte più consapevoli e capaci di intercettare meglio i bisogni dei cittadini, e dall'altro lato permetterebbe alle imprese di utilizzare una risorsa preziosa per sviluppare nuovi servizi, nuove attività imprenditoriali e nuove soluzioni innovative. Ben due articoli del decreto semplificazioni sono dedicati ai dati aperti. All'articolo 3 abbiamo la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Tutte le pubbliche amministrazioni e anche i concessionari di servizi pubblici saranno tenuti a mettere a disposizione e a mettere in dialogo i propri dati. E l'articolo 34 disciplina la piattaforma nazionale dei dati e le modalità in cui appunto questa piattaforma accede ai dati delle singole amministrazioni. Poi, come ultimo punto del mio intervento, vorrei toccare il tema della scuola. L'emergenza coronavirus ha costretto la scuola ad affrontare una sfida importante e impegnativa, che è quella della didattica a distanza. Una sfida che a febbraio ha sicuramente colto insegnanti e studenti e genitori di sorpresa e nella totale impreparazione. Tuttavia c'è stata tanta voglia di rimboccarsi le maniche per non lasciare andare la comunità scolastica al suo destino e quindi mantenere la continuità educativa. Abbiamo cercato in questi mesi di trasmettere che queste piattaforme che sono state utilizzate in questo periodo, ossia quelle dei colossi del web, ecco, hanno ci si deve porre il problema appunto di come vengono gestiti tutti questi dati, no? Che attraversano queste piattaforme. E quindi, tramite, se leggiamo accuratamente le privacy policy, ci rendiamo conto appunto di come siamo soggetti a violazione anche della nostra privacy. E quindi in ambito
educativo sicuramente si comincia a rendersi conto di questo problema. Quindi è, diciamo, diventato evidente che dal punto di vista anche etico sarebbe più opportuno utilizzare software libero anche nella scuola, che permetta di evitare appunto la monetizzazione dei dati personali degli utenti. E, il problema è che le comunità che si sono messe a disposizione fino ad ora di aziende anche italiane ed enti pubblici hanno dimostrato notevoli limiti nella situazione attuale. E la situazione italiana attualmente è di estrema debolezza nel settore del software libero per la scuola e nessuno mai prima d'ora, né pubblico né privato, aveva mai organizzato un sistema performante, scalabile, manutenuto, assistito, che potesse dare una risposta a queste esigenze. Sicuramente notevoli tentativi a livello locale dal punto di vista delle università ci sono state, ma riguardavano comunque un insieme ben contenuto di utenti e difficilmente estendibile a tutta la scuola italiana. D'altra parte conosciamo bene l'azione lobbistica dei vendor presso il Ministero della Pubblica Istruzione, che è fortissimo e costante. Il Ministero a quel punto non ha potuto che constatare che in un momento di emergenza le piattaforme dei colossi del web sono state utili e indispensabili per poter offrire un supporto per la didattica a distanza. Però c'è stata appunto anche un'azione dell'opinione pubblica e anche del Parlamento sul Ministero dell'Istruzione per non accettare supinamente questa situazione. E in particolare è stato presentato al decreto scuola di luglio un ordine del giorno che prontamente il Ministero ha recepito per istituire un'infrastruttura nazionale dedicata all'erogazione della didattica a distanza per ogni grado, per ogni ordine grado di istruzione, ai sensi appunto dell'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, al fine di garantire la privacy di tutti i soggetti coinvolti nella didattica e evitare la profilazione e l'analisi predittiva di comportamenti, specialmente dei minori. Ecco, il Ministero dell'Istruzione, in questo caso la Ministra Azzolina, con disponibilità di ascolto, ha dato il via a una prima proposta di risposta, che è la realizzazione di una nuova piattaforma per la didattica a distanza realizzata dallo Stato. In particolare questo compito è stato affidato a un'azienda pubblica di Stato che è SOGEI. Quindi la scuola, ci rendiamo conto che è la più grande azienda italiana, possiamo dire, ma sicuramente la più grande azienda della pubblica amministrazione, ed è evidente che tutti i vendor siano interessati ad avere questo cliente. Quindi loro sono attrezzati e continuano e continueranno a fare il loro lavoro di lobby. Mi pare però evidente che se c'è una proposta alternativa basata su software open source, che comunque deve garantire la stessa scalabilità e la stessa capacità di assistenza, anche questa si deve proporre tramite i loro promotori con un'attività di lobby analoga a quella dei vendor. Quindi occorre farsi conoscere, essere presenti e dimostrare che si è in grado di supportare un tale progetto. Quindi io mi auguro che la community dell'open source italiana non si chiuda dentro le proprie mura, dentro il proprio fortino, ma si apra sempre più, riesca a fare squadra con le azioni di sistema che sono state anche messe in campo,
abbia la capacità progettuale e ora che ci sono anche i fondi di Next Generation EU da investire, si faccia avanti e provi a proporre, a progettare per poi anche realizzare. Noi, diciamo, io personalmente e anche altri miei colleghi siamo disposti a supportare, ecco, questo tipo di progettazione che possa essere proposto. Grazie, grazie davvero Maria Laura. Ok, decreto semplificazione, un suggerimento per te, proprio a proposito di fare lobby, è quello che faticosamente la comunità dell'open source italiana fa da sempre, perché è quello il ruolo delle comunità. È chiaro che le lobby impresa sono molto più forti di quanto non possiamo essere noi, se non altro dal punto di vista finanziario. E allora te ne lancio una. Nella strategia per l'innovazione tecnologica e digitale del paese 2025 la parola open source non c'è mai. Inizia benissimo, no? Parlando di che l'innovazione e la digitalizzazione devono promuovere democrazia, uguaglianza, etica, eccetera. Facciamo che succeda, lavoriamoci insieme, concordo con te, la comunità italiana open source credo sia a disposizione, quindi su questo io ti lascio, ti ringrazio ancora dello scambio che hai dovuto fare per poter essere con noi oggi. Italo, passo a te. Grazie a voi, mi dispiace di non potermi fermare, saluto tutti e buon proseguimento. Grazie ancora. Grazie, le scriverò un'email su open data e formati standard. Va bene, attendo. Allora passiamo a Paolo Coppola, che per questioni alfabetiche era stato del nome, era stato come dire, messo in ultima posizione nel precedente giro. Quindi sull'importanza del software open source nella PA, ma a questo punto direi ci sono stati una serie di altri stimoli per cui allargherei, non ignorando questa domanda iniziale, ma allargherei anche ad altri. Direi questa è la prima cosa, poi mi dicono che sono fissato con gli standard, ma open data senza open standard non significa assolutamente nulla. Totalmente privo, è un'affermazione totalmente priva di senso. Mi faccio presente perché mi sono accorto solo ora che ero completamente invisibile. Io sono qui dall'inizio, perché adesso che state andando per ordine alfabetico ho pensato che mi sono reso conto che non mi vedevate. No, non ti vedevamo, però adesso passiamo a Paolo e poi andiamo a te, ok? Non voglio passare davanti, cioè no, non c'è nessun problema, solo per fortuna mi sono accorto in questo momento che non avevo attivato ancora nella videocamera né il microfono. E quindi era invisibile. Comunque sono qui dall'inizio, anche se non ero visibile. Allora, diciamo, intanto buon pomeriggio e grazie per l'invito. Perché l'open source è importante per la pubblica amministrazione? Dal mio punto di vista, diciamo, questa domanda ha bisogno di, diciamo, tre punti di vista diversi. L'open source è importante nella pubblica amministrazione per quanto riguarda il suo ruolo di acquirente, per quanto riguarda il suo ruolo di, diciamo, soggetto che in qualche modo con gli acquisti spinge una certa politica alcune politiche e, diciamo, rispetto al ruolo della pubblica amministrazione come partecipante ai progetti e alla filosofia del mondo open source. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione come acquirente, sono d'accordo con Corrado Giustozzi. Open source è importante perché, diciamo, è un modo, è anche uno dei modi con cui in qualche modo si cerca di mantenere la spesa ridotta. Non sempre, tant'è che appunto la modifica che abbiamo proposto nel codice dell'amministrazione digitale all'articolo 68 non dice che deve essere assolutamente scelto l'open source. Soprattutto, ma dice
giustamente, secondo il mio punto di vista, ma io ero tra quelli che l'ha proposta, quindi insomma, no, non faccio testo, cioè sono in conflitto di interessi, diciamo. Dice che bisogna fare una valutazione tecnica e solo se si dimostra motivatamente che la soluzione open source non può essere perseguita, allora va bene fare l'acquisto di altro tipo. Purtroppo questa cosa, diciamo, non solo è poco conosciuta, diciamo, tra il grande pubblico, diciamo, magari non è poi così grave, è poco conosciuta nella pubblica amministrazione e, diciamo, di solito chi deve applicare le norme, chi deve far applicare le norme, si occupa purtroppo in Italia più di scrivere le norme che fare applicare. Non rimane nessuno che le faccia applicare, perché tutti quelli che dovrebbero occuparsi dell'esecuzione si occupano invece degli annunci e della modifica delle norme. Se invece si occupassero di più dell'esecuzione, probabilmente miglioreremmo, però questo magari ne parliamo più avanti. L'altro aspetto è quello di, diciamo, scegliere perché è stata fatta questa norma, perché l'idea era quella di cercare di dare un contributo, perché l'acquisto con una certa una priorità più alta del modello open source permette di in qualche modo veicolare parte dei soldi pubblici verso un mercato che si vuole cercare di sostenere, che è quello appunto dei produttori di software, dei produttori e, diciamo, di coloro che in qualche modo vivono intorno all'open source. Il terzo e l'ultimo motivo per cui è importante l'open source nella pubblica amministrazione è nel fatto del contribuire all'open source, alla filosofia. Ed è per questo che, diciamo, un'altra norma che non è conosciuta, però, diciamo, che abbiamo introdotto nella scorsa legislatura, è quella relativa al fatto che tutto il software che viene sviluppato su indicazione della pubblica amministrazione, anche pezzi, anche componenti di software, deve assolutamente essere messo a disposizione di tutti i soggetti giuridici, tutti, privati e pubblici, con sorgente aperto, documentato e sorgente aperto e con codice di sorgente aperto. Il fatto che io sia open source non è per buona volontà, è perché la legge prevede questo, perché io ho sviluppato, la legge precedente a io prevede questo, e quindi io non poteva essere altro che essere sviluppato in open source. Non è che sono bravi loro, cioè sono sicuramente bravi loro, assolutamente stanno sviluppando un progetto estremamente di qualità, però, cioè, non è una cosa che che bravi e che buona volontà che hanno. La norma prevede quello e tutti gli altri che stanno sviluppando software per la pubblica amministrazione, su indicazione della pubblica amministrazione, non ne rendono il codice a disposizione, stanno violando la legge. E dovrebbe esserci qualcuno che glielo fa, glielo fa notare, e dovrebbe esserci qualcuno che impedisce questa violazione di legge. Chiudo, scusate, non prendo altro tempo perché spero che ci saranno altre cose, con una cosa, perché ho sentito, diciamo, che nell'intervento precedente, che io vi prego, non vorrei che passasse così come se nulla fosse. Allora, il modello per cui esiste una società pubblica che viene in qualche modo dall'alto investita della necessità di sviluppare un determinato software, è un modello che quasi sempre ha portato a enormi sprechi. Non lo dico in quanto Paolo Coppola così, lo dico perché per più di un anno io ho presieduto una commissione d'inchiesta sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, che ha dimostrato con una serie di esempi che quello è il modo migliore per perdere soldi. Qual è il motivo? Il motivo è che se tu decidi per legge che una cosa la deve fare il soggetto X, è molto molto difficile a quel punto evitare che la stima del costo totale sia la stima giusta. Provate ad andare a vedere nella normativa quanto costa lo sviluppo dei vari progetti che sono sviluppati dalle imprese di Stato, da SOGEI, da PagoPA, e provate ad andare a vedere se c'è da qualche parte nell'analisi, diciamo, di quelle cifre, un'analisi tecnica che dica perché costa, deve costare tot milioni e non altro.
Allora, se uno abbandona il modello per cui si dice ok, più o meno sarà una certa cifra, la metto a gara e il mercato, la competizione di più soggetti farà in modo di cercare di avvicinarsi al modello che, per cui diciamo, la spesa è più, la più ragionevole possibile, e invece decide no, per legge lo farà Sogei o lo farà PagoPA, allora voi mi dovete spiegare quelle cifre da dove arrivano, se il legislatore è in grado di decidere veramente, coscienziosamente, che quella cifra è esattamente quello che serve e non di più e non di meno. Noi nella nostra analisi della commissione d'inchiesta abbiamo dimostrato che in tutti i casi che abbiamo visto ci sono stati enormi sprechi per milioni di euro. Il modello è sbagliato. Io spero che non continueranno a spingere in quel modello. Il che non vuol dire che non ci deve essere una gestione di società pubbliche, il che non vuol dire che le società pubbliche non devono contribuire, questo no. Però il modello per cui qualcuno dall'alto decide che questa cosa la farà Tizio e che Tizio sarà in grado di farla e costerà tot, addirittura in norma primaria, milioni, decine di milioni di euro decisi così in norma primaria, tra un emendamento e l'altro. Queste cose qui portano sempre, sempre, hanno sempre portato enormi sprechi. Io spero che non si continui così. Concordo sugli sprechi che poi a questo punto c'è il capitolo anche dei costi nascosti che sono associati all'uso di software e formati proprietari. E magari ci arriviamo dopo aver sentito Marco Berlinguer, che anche lui da esterno alla PA, o comunque da osservatore coinvolto ma esterno, ci dice la sua opinione. Ok, buon pomeriggio e scusate se ero invisibile, ma non mi ero reso conto perché mi ha chiesto un permesso all'entrata e avevo dato per scontato che fossero eravate accesi e che io non mi vedessi, ma che voi mi vedevate. Comunque, grazie dell'invito, un piacere stare con voi e discutere di queste cose di cui mi sto occupando da diversi anni. Con Corrado ci siamo anche già incrociati in un'altra occasione. E vabbè, con Flavia ci conosciamo da un po' proprio per questa ragione. Diciamo in astratto, perché la pubblica amministrazione dovrebbe adottare l'open source, è una cosa che si è detta in astratto da 20 anni a questa parte, perché questa è una cosa su cui poi voglio tornare, cioè si dice sono ragioni economiche e ragioni politiche. Ragioni economiche perché si dice non ci sono i costi delle licenze, si condividono i costi di sviluppo di queste risorse digitali, perché si possono riutilizzare senza limiti, perché sono si possono diciamo adattare, customizzare, non mi vengono le parole in italiano, quindi c'è una flessibilità nell'uso nello sviluppo di queste risorse, persino diciamo si è detto tante volte che è una politica industriale che dovrebbe e anche economica che dovrebbe favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese, perché si mettono a disposizione di queste imprese o degli autonomi, dei lavoratori autonomi, risorse riutilizzabili, liberamente accessibili, eccetera. Sul piano politico si dice perché c'è la trasparenza, perché quindi c'è una maggiore sicurezza anche dovuta in parte allo stesso principio della trasparenza, persino c'è l'indipendenza, si attribuisce all'open source la capacità di garantire l'indipendenza dal punto di vista geopolitico. Cioè, questi sono tutti discorsi che vanno avanti da 20 anni. Allora, a me ormai mi è venuta un po' l'orticaria a sentire ripetere questi discorsi sulla base dei principi astratti, quando poi io mi sono reso conto, perché mi sono occupato di politiche pubbliche applicate all'open source e al free software, ho cominciato a occuparmi nel 2017, dopo aver prima studiato diciamo tutta l'evoluzione dell'ecosistema dell'open source, poi ci torno su questo aspetto, mi sono proprio concentrato sul tema delle politiche pubbliche, perché io sono partito, quando ho cominciato a studiare le politiche pubbliche applicate all'open source, con la convinzione che ancora fosse una cosa che poco si era tentato di fare. Appunto, ci sono tutti questi vantaggi, perché non si sta facendo nulla? In realtà mi sono accorto che ci sono stati centinaia di tentativi di pubbliche amministrazioni di fare politiche a favore dell'open source, di adozione dell'open source o del free software a vari livelli. Pensate che in Australia nel 2002 ci fu una legge che
tentò di rendere obbligatorio l'uso del free software. Durò poco meno di un anno poi il tentativo di implementare quella legge. Ma ci sono state centinaia. Nel 2010 è terminato un tentativo di sistematizzare questa informazione in un rudimentale database che faceva un centro di ricerca americano, e era arrivato a conteggiare nel 2010, quindi 10 anni fa, 360 iniziative di pubblica amministrazione che avevano sostenuto a vari livelli e con vari, diciamo, obiettivi più o meno ambiziosi l'introduzione del software dell'open source dentro le pubbliche amministrazioni, o diciamo a sostenere in generale lo sviluppo del software dell'open source. Il quadro dei risultati è drammatico. Ora, primo, non si conosce tutto questo lavoro, non si è fatta nessuna sistematizzazione, oggi ancora continuano amministrazioni a partire con programmi di sviluppo, di sostegno, di appoggio all'open source, come se fossero i primi che cominciano a fare queste cose. Quindi, diciamo, questo è un grandissimo problema. Secondo, non è sulla base dei principi che possiamo andare avanti, perché i principi, Corrado lo diceva giustamente sul piano della sicurezza, cioè fare l'equazione trasparenza, sicurezza. E poi abbiamo il caso che stava raccontando Corrado, no? che ci mette di fronte al fatto che i principi da soli non ci guidano in modo intelligente ed efficace al raggiungimento di risultati. Poi, seconda questione, cioè questo vale per la sicurezza, ma vale per tutti i principi anche di presunti vantaggi economici. Non è così, è molto più complicata la faccenda e bisogna saper leggere con molta più sofisticazione tutta la complessità di questi processi tecnologici, economici, eccetera, eccetera. Perché, ripeto, siamo di fronte a centinaia di... che poi naturalmente non è che siano stati... cioè, naturalmente c'erano i loro limiti, naturalmente ci sono le lobby, naturalmente tutto quello che volete, però non è più possibile che continuiamo a ripeterci semplicemente principi astratti e ci aspettiamo che questi principi astratti ci portino a dei risultati. In secondo luogo, oltre a mancare, diciamo, una sistematizzazione e una revisione, diciamo, di quelle che sono state le intenzioni e gli obiettivi e le politiche che sono state disegnate già 20 anni fa e che non hanno trovato realizzazione, nonostante sforzi anche molto importanti. Pensate al Brasile. Il Brasile ha avuto per 7-8 anni delle politiche potentissime di appoggio all'open source. Non ci sono risultati, cioè cerchiamo di guardare in faccia la realtà. Guardiamo in faccia la realtà. La Gran Bretagna ha un'eccellente pubblica amministrazione, cioè da quasi 10 anni delle politiche che chiedono alla pubblica amministrazione di implementare l'open source. Non l'ha implementate. Quindi cerchiamo di essere realistici quando parliamo di queste cose. Ha un'ottima amministrazione, ha ottimi consulenti dal punto di vista delle politiche digitali la Gran Bretagna. Allora, poi la seconda questione che va affrontata, e che anche lì io trovo incredibile che ancora stiamo, diciamo, parlando di questo fenomeno che per me è fondamentale, io ci sto dedicando anni e anni di studio, quindi non è che non capisca la natura fondamentale per capire proprio la trasformazione epocale dentro la quale ci troviamo con la rivoluzione digitale, però il fenomeno stesso del free software e dell'open source è cambiato radicalmente, non è più quello che era alle origini. Cioè, qui si parla ancora dell'open source come se stessimo ai primi tempi, all'epoca del free software, delle comunità iniziali, eccetera. L'open source è il sistema dominante dello sviluppo del software. L'industria del software ha adottato l'open source come il proprio modello dominante. Allora, qui siamo di fronte a un quadro completamente diverso. Una delle ragioni che ha portato negli ultimi 10 anni a questo sbalzo totale, a questo rovesciamento di rapporti di forza tra l'open source e il software proprietario, è stata l'adozione da parte del mercato, ma soprattutto da parte dei giganti del web dell'open source, questo rovesciamento di rapporti di forza. Quindi l'open source ha avuto successo contemporaneamente al processo di concentrazione e di piattaformizzazione, di costruzione di gigantesche infrastrutture digitali, perché proprio questi grandi operatori economici si sono serviti dell'open source, lo hanno alimentato, hanno sviluppato delle strategie estremamente intelligenti ed efficaci per farne, diciamo, qualcosa che, senza criminalizzarli, per farne qualcosa che andava molto bene dal punto di vista dei loro obiettivi, ma che non ha nulla a che vedere con tutti questi principi con cui noi ci continuiamo ad approcciare a questo fenomeno, perché la concentrazione di ricchezze e di potere che è avvenuta nella rivoluzione digitale è avvenuta in parallelo con la vittoria dell'open source nella produzione di software, e
e con la simbiosi tra questa forma di produzione del software e i giganti del web. Quindi cerchiamo di aggiustare il nostro approccio a questo fenomeno senza diminuirne l'importanza, perché, ripeto, per me resta un fenomeno fondamentale per capire questa trasformazione. E per arrivare all'ultimo punto, e qui chiudo, capire che appunto siamo passati perlomeno per due fasi molto distinte nell'evoluzione di questo ecosistema, di questo modello di produzione. La prima, che era stata caratterizzata dal free software e dalle comunità, la seconda, che è stata caratterizzata prevalentemente dal mercato e dalle nuove forme di competizione capitalista e di costruzione di soggetti capitalistici dentro queste nuove forme di produzione, e che oggi stiamo entrando, ci sono tutti i segnali, in una terza fase dell'evoluzione di questo fenomeno, di questo ecosistema. E qui veramente, allora dobbiamo tornare al tema del pubblico, perché io sono profondamente convinto che questa terza fase, per tante ragioni, sarà marcata dall'intervento pubblico, dal ruolo degli attori pubblici. Però questo è tutto un tema da esplorare e da capire, non è che possiamo continuare a ripartire dai principi e aspettarci che questi principi adesso comincino a funzionare. No, signore, siamo in una fase completamente nuova, giustamente Corrado diceva, viviamo in un mondo di librerie, stiamo in un altro tipo di epoca, in un altro tipo di passaggio e di fase della trasformazione digitale, e l'attore pubblico che è capace di intervenire, l'attore pubblico che va ripensato radicalmente, le politiche pubbliche che vanno pensate radicalmente, che è capace di intervenire in questo stadio della trasformazione digitale, è la questione che oggi abbiamo di fronte, è lì dove ci sarà la lotta per l'egemonia a livello globale, proprio in questa nuova, diciamo, ibridità che verrà generata, che sarà il terzo stadio, se vogliamo, dell'evoluzione del free software, dell'open source, che vedrà non solo le comunità più i grandi attori o gli ecosistemi di imprese, ma anche i nuovi attori pubblici, le nuove coalizioni di attori pubblici che si vedranno, diciamo, costretti a intervenire in modi nuovi e molto più attivi dentro questi processi, e lì, diciamo, dovremo concentrare la nostra attenzione. Ok, grazie mille. Io concordo sul fatto che effettivamente parlare di principi lascia un po' il tempo che trova, però la realtà è che dovremmo concentrarci su altri aspetti, troviamo una serie di ostacoli sul percorso che non sempre sono facilmente gestibili. Prima Flavia diceva delle diverse capacità di lobby che ha il mondo proprietario con quello, chiamiamole capacità, insomma, il mondo proprietario è rispetto a quello del software open, ma al mondo non proprietario in senso più generale. E quindi lì c'è sicuramente qualcosa che probabilmente andrebbe rivisto dal punto di vista della gestione di alcuni processi. Per esempio il processo di procurement della pubblica amministrazione è un processo che favorisce le grandissime aziende, ma probabilmente è nato in un momento in cui questo aveva una sua logica. Ma oggi questa logica è stata rovesciata, perché per esempio in questo modo si tagliano fuori completamente tutte le eccellenze che possono venire dalla ricerca nel mondo dell'innovazione a livello software. Poi in molti casi c'è una comoda ignoranza della legge. Allora le ultime linee guida per il software, il riuso e il software open source, danno una chiara definizione di cos'è un formato standard. A parte che non la legge nessuno, perché è nel glossario, ma d'altronde le definizioni devono stare nel glossario, non è che le puoi mettere da un'altra parte, ma al di là di questo, quando la fai notare, dicono: ah, vabbè, ma sta scritta nel glossario, non fa parte della legge, come se il glossario l'avessero appiccicato lì, fosse una roba che hanno trovato su internet, hanno fatto copia e incolla, e dice: questo è il glossario, ma non serve. E
i formati, che sono un tema che, come si vede, mi appassiona molto, sono una delle chiavi di ingresso del software open source, non solo nella pubblica amministrazione, ma a maggior ragione nella pubblica amministrazione, perché il formato aperto dà al committente, che sia cittadino, ente pubblico, università, ricercatore, chiunque, la proprietà del contenuto. Noi parliamo di condivisione dei contenuti, abbiamo questa fantastica opportunità di avere internet che ci fa condividere in modo naturale i contenuti. Cioè, io quando studiavo ho passato giorni in biblioteca perché non c'era altro modo per accedere ai contenuti. Oggi faccio quello che facevo un tempo andando alla Sormani qui a Milano, lo faccio con tre clic. E questo lo faccio grazie a un formato standard, che è l'HTML. Un formato standard che ha avuto un grande difensore, comunque ha avuto sicuramente persone alle sue spalle che hanno avuto la capacità di difendere questo formato e farlo diventare ormai qualcosa che non è più in discussione. Cioè, ci sono stati tentativi, lo sappiamo, voglio dire, Internet Explorer 6 era una specie di siluro a testata atomica contro il formato HTML, però la forza, in questo caso la forza della comunità, ci ha consentito di difenderlo. Questo però non avviene con altri formati. Posta elettronica, che tra l'altro è forse il più vecchio standard che esiste, o uno dei più vecchi, perché credo che sia del 70, cioè il 71-72, qualcosa del genere, la codifica dei formati MIME, EML, eccetera. Il software più utilizzato per la posta elettronica, che io ho sempre rifiutato di utilizzare dicendo che è il peggior software mai sviluppato da un quadrumane per insultare un numero inferiore di soggetti, utilizza formati di posta elettronica che sono, come si può dire, partono dallo standard ma lo accrocchiano in modo da rendere lo standard offuscato. Nel mondo dell'ufficio i formati più diffusi non sono standard e non possono diventare, sono riconosciuti da ISO, però voglio dire, ISO ha riconosciuto a martellate una roba che non era standard, perché se uno va a vedere quello che c'è dentro non sono standard. Allora, passare ai veri standard per la pubblica amministrazione sarebbe, Marco ha citato l'Inghilterra è passata allo standard ODF, certo ci sta mettendo un'ira di Dio di tempo, molto di più di quello che pensava, però pian pianino ci sta riuscendo, con un miglioramento della qualità, un miglioramento della sicurezza, un abbattimento dei costi, eccetera. Allora, concludo dicendo, perché c'è questa resistenza verso l'uso dei veri formati standard, che sarebbero un vantaggio incredibile per tutti, perché educherebbero anche gli studenti all'uso degli standard, ma da quando iniziano? Noi abbiamo fatto corsi sui formati standard nelle scuole elementari, gli studenti ci hanno messo 2 ore a capirlo, per i genitori abbiamo dovuto fare 3 sessioni da 2 ore ciascuna, perché è normale. Avevano proprio capito di che cosa si stesse parlando. È normale. Se posso aggiungere una domanda che farei davvero a tutti i relatori, in aggiunta a quelle che erano già sul piatto. Proposte, che cosa proponiamo? Perché tutti i problemi che avete con estrema chiarezza messo sul piatto possano essere risolti prima possibile. Proposte. Chi ha voglia? Nessun volontario? Sì, Enrico si era proposto. Enrico, poi Paolo, vai. Enrico e Paolo, dai. Certo. Anch'io volentieri. Enrico, ti smuto. Eccomi. Vai, eccoti. Allora, vanno fatte 2 tipi di misure. Ci sono quelle, diciamo, di lungo periodo e quelle più immediate.
Quello del lungo periodo l'ho già detto prima, però si continua a non capire, cioè bisogna insegnare informatica nella scuola. Noi non potremmo all'università formare gli ingegneri se questi non studiassero per 13 anni matematica e per almeno 8 fisica, ma in realtà un po' di fisica la fanno anche le scuole elementari. Voi immaginate dei ragazzi che arrivano a 18 anni all'università, non sanno niente, sanno pochissimo di matematica e fisica, e poi li volete fare ingegneri. È folle. La situazione per l'informatica è questa. Noi stiamo parlando di trasformazione digitale senza avere le competenze. Tutto nasce da qua, solo che questa soluzione qua ovviamente non dà risultati prima di 20 anni. Però se avessimo iniziato 20 anni fa, forse adesso saremmo meglio. Se avessimo iniziato anche 8 anni fa, saremmo un pezzettino più avanti. Io spero che prima o poi si capisca e si faccia davvero, non continuando a parlare di competenze digitali, ma continuando a parlare di informatica. Si può fare, ragazzi, lo stanno facendo negli Stati Uniti, lo stanno facendo in Inghilterra, lo stanno facendo in Giappone, lo stanno facendo in Danimarca, lo stanno facendo in tanti paesi. Ok, quindi si può fare, ovviamente non è una cosa facile da fare, perché il mondo della scuola è complicato, è complesso, mettere un'ora in più di una materia vuol dire togliere un'ora di qualche materia, e quindi serve convinzione politica, serve molta mediazione, ma senza questo non si esce. E questa è l'azione di lungo periodo. Azioni di breve periodo. Mi aggancio a una cosa che ha detto Paolo Coppola. Il modello di acquisizione del software nella pubblica amministrazione è sbagliato, quello diciamo calato dall'alto, in cui si decide dall'alto che ho bisogno di un sistema che costa X e che lo fa questo soggetto, non funziona nel software, non funziona, ci sono 40 anni di esperienza, non funziona neanche negli Stati Uniti, che sono diciamo la culla, non funziona. Recentemente il Department of Defense, il ministero diciamo che forse l'ente pubblico più diciamo ricco, ha detto che il software non si acquista come si acquista un qualunque altro manufatto. Il software è in continua evoluzione, non esistono le specifiche software che ti dicono, ti permettono di dire io voglio questa cosa, realizzala e poi la prendo. Il software è in continua diciamo silenziato automaticamente. Ok, quindi va cambiato il modello di acquisizione del software. Questa diciamo notizia io diciamo non la conoscevo, visto che è stata comunicata da Lazzolina una settimana fa, e il MIUR si doterà di una piattaforma digitale unica per la didattica a distanza. Io penso che non funzionerà, perché è un esempio di sistema calato dall'alto. Insomma, io voglio bene al ministro dell'istruzione con cui interagisco da 8 anni, ma i sistemi software non funzionano in questo modo. E tra l'altro sono anche un po' in disaccordo con quanto ha detto la senatrice prima, che non c'erano in Italia le competenze per poter dotare le scuole di didattica a distanza, di strumenti per la didattica a distanza da subito. Per fare didattica a distanza non serviva molto, no? Servivano quelle soluzioni che noi dal punto di vista aziendale abbiamo utilizzato, tipo Skype, Zoom, parlare a distanza, questo che stiamo utilizzando adesso, BBB, no? E ci sono soluzioni. Se l'ha fatto il Politecnico di Torino, non è che l'ha fatto così perché per magia, l'ha fatto perché ci ha messo delle risorse. Il problema sono le risorse, sono i soldi. È chiaro che in una scuola in cui è grasso che cola, se c'è un tecnico che è in grado di mantenere il laboratorio informatica, non gli puoi dare una soluzione che richiede un minimo di competenze, quindi devi comprare la soluzione sul mercato, come hanno fatto poi le scuole. Ma non è vero che non c'erano alternative, le alternative c'erano, si potevano mettere più risorse sulle scuole, risorse che se si vuole si trovano, come sta succedendo in queste ultime settimane. Quindi le risorse si possono trovare, il modello di acquisizione però va cambiato, non si può sviluppare un sistema software dall'alto, e se questa piattaforma viene sviluppata così, a quanto ho capito e ho letto, pare che venga sviluppata così, questa non funzionerà, come non hanno funzionato e diciamo la commissione che Paolo Coppola ha presieduto, decine e decine di altri sistemi, o se magari uno in qualche modo riesce a farli funzionare, ma scopre che ha speso 10-20 volte di più di quanto serviva. Quindi modello di acquisizione.
Due, le persone, che vuol dire le risorse, servono informatici nella pubblica amministrazione. Servono le persone perché il sistema informatico lo puoi anche comprare che più o meno fa la cosa che ti serve oggi, ma dopodiché fra un mese va cambiato ed è molto più economico cambiarlo se è un sistema open source che tu fai cambiare ai tuoi tecnici. Se questa cosa non si capisce e si pensa che si risparmia perché si acquisisce il software chiave in mano, non si va da nessuna parte. Servono le risorse e per acquisire delle risorse, diciamo, non è che serve tanto tempo. Semmai l'unico problema è dove le troviamo in Italia, perché non produciamo abbastanza laureati per soddisfare tutte le esigenze, no? Però anche qui qualcosa si potrebbe fare, mettendo un po' più di risorse, per esempio, nel sistema universitario, perché non è che noi non riusciamo a formare abbastanza laureati. È chiaro che io più di 100 studenti arranco un pochino a seguirli. Se mi diventano 500 non ce la faccio, ma se mi date altri 5 colleghi, li prepariamo gli studenti. Quindi risorse. E tutto nasce ovviamente da una visione politica. Purtroppo, diciamo, persone comunque un po' illuminate, tipo la senatrice Mantovani, ce ne sono poche nel nostro sistema politico, no? Paolo Coppola era uno dei pochi che c'era nella precedente legislatura e adesso non ci sta, adesso non so quanti sono gli informatici, ma e questo è parte del più generale panorama della carenza di cultura scientifica tra i nostri politici, cultura scientifica e tecnologica. È chiaro che se non c'è nel mondo politico una visione di quello che è la scienza e la tecnologia e di come questa scienza e questa tecnologia devono essere impiegati per il bene della società, in modo controllato dallo Stato. Io non ho niente contro il mercato. Il mercato è essenziale. Le aziende private sono essenziali a una società armonica. Ma ci sono certi servizi fondamentali per i quali le cose vanno fatte da uno Stato, punto. Questo, diciamo, è per me l'ABC, diciamo, della modernità, della democrazia. Non esiste il mercato che mi dà la miglior cura medica, forse in casi molto particolari, perché il mercato deve cercare il profitto, punto. Ci sono delle cose che non vanno guidate dal profitto, lo sviluppo delle persone non va guidato dal profitto. La scuola è uno di questi settori, la sanità è uno di questi altri settori, ci sono altri. Purtroppo serve la visione politica. Io, diciamo, non sono un politico, non faccio il politico, quindi più che dirlo non posso farlo, però è chiaro che se la classe politica in generale, su tutto lo spettro, non si apre a questi contributi che vengono dal mondo della scienza e della tecnologia per cambiare come scienza e tecnologia possono migliorare la società, non si va da nessuna parte. Posso chiedere, grazie Enrico, perché mi hai messo sul piatto una domanda per Tiziana, visto che lei dirige il Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale a Roma. Voi che cosa generate? Come li generate? Come entrano sul mercato? E poi perché non fanno politica? Perché è corretto quello che diceva Enrico prima, se i politici sono soltanto giuristi ed economisti. E poi forse è complesso, o li formiamo da piccoli, anche i giuristi, gli economisti, al digitale, dalle elementari, e io sarei d'accordo, se no, non lo so, se... Prego. Allora, intanto, grazie Flavia, approfitto per aggiungere due cose a quello che ha detto Enrico, che condivido in grande parte. La prima è che fare la formazione, anche chiamiamolo all'informatica o al digitale, dalle elementari, che è quello che andrebbe fatto in alcuni paesi sta facendo, non significa fare il coding, che è un'altra cosa. Il coding è un aspetto, è molto di più, è il pensiero logico, l'algoritmico, un certo tipo di approccio, e questo ancora in Italia non l'ha capito, non l'hanno capito, è lontanissimo dalla comprensione. Si pensa che faccio fare 2 ore di coding, cioè, ma è demenziale questo approccio. Adesso ho detto questo, così come addonno a quello che diceva Enrico, e condivido anche il fatto che dice Flavia che bisogna formare i docenti, perché anche questo, perché se la docente è assolutamente, diciamo, a digiuno non solo della competenza digitale, ma anche di quello che ci sta dietro, quindi di nuovo del pensiero logico, algoritmico e quant'altro, e di che stiamo a parlare. Quindi una piccola diciamo, aggiunta. L'altra cosa, allora, prima di rispondere alla domanda di Flavia,
Ma noi formiamo un numero chiuso di ingegneri gestionali e informatici che in genere trovano almeno 10 lavori, almeno, quelli più bravi ne trovano anche 20, prima ancora di laurearsi. Perché la richiesta del mercato, del mondo del lavoro, pubblico, privato, eccetera, e la offerta di persone preparate è assolutamente incomparabile, cioè c'è un laureato per 20 posti disponibili. Questo però è qualche cosa che di nuovo non viene capito, cioè non viene capito che bisogna rinforzare, perché quello che dice Enrico, se io ho una classe che ha già 150 studenti, beh, io più di 150 non li posso formare in una maniera appena appena accettabile. Negli Stati Uniti mi direbbero ne devo formare 30, non 150. Allora, non mi puoi chiedere di formarne 400, perché non ha alcun senso. Quindi, il numero di persone che escono dall'università e il numero di disponibilità lavorative è, ripeto, assolutamente sbilanciato nei nostri settori. La questione è che, diciamo, da una parte non c'è, e questo è particolarmente vero, fammi aggiungere, per le ragazze, perché nella tecnologia e quindi in tutta l'informatica e le tecnologie dell'informazione continuiamo ad avere tra il 13 e al massimo in alcuni casi il 20% di ragazze, e non c'è una politica governativa su questo, ci deve essere una politica di paese. Non possiamo continuare, Flavia, io, altre 3-4, sempre quelle poveracce che ci stanno, sono disponibili e sono, diciamo, in un ruolo anche andare in giro per le classi a tentare di attrarre le studentesse, perché non funziona così. Già il fatto di avere solo un 13-14% di ragazze significa che io sto tagliando almeno una metà dei potenziali nuovi ingegneri informatici o ingegnere in questo caso, alla partenza, perché non ci sono, non si iscrivono. Quindi questo è un problema enorme, assolutamente sottovalutato, a livello politico viene trattato come una specie di, una cosetta da dire ogni tanto per soddisfare queste che non fanno altro di parlare di disparità di genere. Vabbè, diciamo, non mi voglio addentrare in come è gestito anche ora questo problema. E perché non fanno politica? Questa è una domanda, diciamo, difficile, molto difficile. E tanto bisognerebbe dire come si arriva alla politica, in che modo, quali sono i percorsi, le lobby, perché molti vengono da giurisprudenza. Bah, non lo so, non lo so e non mi voglio lanciare in affermazioni troppo borderline. Sicuramente loro hanno talmente tanto possibilità lavorative che forse questa è una cosa da dire, forse non... E non hanno... Ecco, una cosa che voglio dire, un altro problema del sistema formativo è la poca multidisciplinarietà. Cioè, secondo me, noi abbiamo sempre più bisogno di figure multidisciplinari. Cioè, noi abbiamo bisogno, perché i problemi complessi sono sempre più grandi e sono sempre quelli. Il clima, la salute, la fame, l'uguaglianza, sono quelli i grandi problemi del mondo, no? Il cambiamento climatico, cioè questi problemi hanno bisogno di soluzioni multidisciplinari. In un mondo nuovo ce ne sono ancora di più, poi ancora altre sfaccettature.
Invece noi, per tanti motivi, che qui ci vorrebbe tutta una tavola rotonda a discutere, facciamo anche in università una formazione molto disciplinare, per cui i nostri laureati, parlo adesso ingegneri informatici, a parte alcune rare eccezioni, io ho un mio ex laureato, per esempio, che adesso fa il sindaco di Cerveteri a tempo pieno. Ma diciamo, a parte eccezioni, i nostri laureati sono molto tecnici e quindi non considerano, diciamo così, non hanno avuto dalla formazione abbastanza, secondo me, strumenti cognitivi di altro tipo, quelli che si hanno di più nella formazione umanistica. E questo sicuramente è un limite. Io posso vederlo come una delle possibili cause, oltre a tutte quelle sociali, culturali, del substrato politico, di come vanno le cose, delle lobby, eccetera. Sicuramente. Tutti questi sono grandi problemi che andrebbero risolti, andrebbero affrontati. Cioè ci vuole, quello che diceva pure Enrico, ci vuole una strategia di paese, una strategia di 20 anni, non vogliamo di 20, di 10 anni. Non si può sempre navigare a vista, come nella PA, si naviga sempre a vista. Cioè si sveglia un'amministrazione pubblica e fa la stessa cosa che ha fatto l'amministrazione pubblica vicina, identica, senza manco saperlo, o genera dei dati che non potranno mai essere integrati con quelli dell'amministrazione accanto perché stanno chiusi belli nei loro bei silos. Cioè è così e non c'è una strategia. Mi dispiace, io spero che la senatrice si possa essere, non so, in qualche modo coinvolta, lei o chiunque abbia un po' di sensibilità per questi problemi. Ma se noi vogliamo che questo paese vada un po' avanti dal punto di vista dell'innovazione digitale, bisogna sviluppare una strategia a tutto tondo sull'istruzione, sulla formazione superiore, sulla pubblica amministrazione, ovviamente oppure anche sul software aperto e così via, ma è a tutto tondo e è un progetto ambizioso e questo manca da anni. Da anni e anni. E mi taccio. Mi hai dato la parola, hai fatto male, perché adesso me la devi togliere. Mi taccio, me la tolgo. A questo punto, visto che sulla strategia a livello paese, chiederei a Marco Berlinguer di dirci che fanno in Spagna, visto che lui questo lo sa bene. Magari fanno qualcosa di meglio, di diverso, di più interessante, non lo so. No, sinceramente non si può dire. La Spagna, per esempio, è un altro esempio di questo, diciamo, strana situazione che si è creata intorno all'open source e al free software. Cioè, la Spagna, per esempio, ci ha avuto nel 2007 e 2008 politiche molto importanti di appoggio all'open source e al free software, sia a livello nazionale che a livello di tutte le comunità locali. E poi recentemente c'è stata una ripresa, Francesca Bria, tra l'altro, era a Barcellona, è stata una delle protagoniste di questa ripresa di politiche. In realtà hanno ricominciato come se fosse la prima volta, cioè nel senso che si è persa la memoria incluso di quello che è stato fatto nel 2007-2008, pensate, no? Quanto è strana questa situazione, è veramente paradossale. E in questo momento, diciamo, c'è un territorio che sono i Paesi Baschi, dove questo sforzo è continuato con continuità. I Paesi Baschi hanno, diciamo, una tradizione amministrativa importante e anche una tradizione, diciamo, di strutture economiche importanti, e hanno mantenuto, diciamo, questa tradizione, però senza arrivare a niente di spettacolare assolutamente, tant'è che io mi ricordo che quando è stato 2018, in cui ho avuto dei contatti con loro, eccetera, loro organizzano ogni anno degli incontri importanti anche internazionali su questi temi, e tutto ruotava in questo incontro, mi pare che fosse nel 2017, forse, ecco, 2017, tutto ruotava intorno al modello di Monaco di Baviera. Non so se lo conoscete il caso di Monaco di Baviera, no? 10 anni per fare la transizione. Troppo bene.
per fare la transizione con un sistema integrato integrale basato su Linux, e appena completano la transizione, boom, si rovescia tutto. E questo è stato il mito per molto tempo di un'amministrazione che funzionava bene. Ora, naturalmente anche lì c'è la lobby di Microsoft, tutto quello che volete, però c'è anche il fatto che non stava funzionando bene quel modello. Ecco. Adesso è tornata l'amministrazione con la volontà di tornare all'open source, ma non dice di tornare al modello precedente. Ecco. Quindi diciamo, no, purtroppo anche la Spagna non c'ha dei grandi modelli. Quello che ha fatto Francesca, sì, è stato comunque una ripresa di discorsi importanti. Dentro c'è anche un ecosistema qui a Barcellona molto, molto vivace, hanno fatto delle politiche al di là dell'ultima amministrazione, anche anteriori, diciamo, per creare intorno a Barcellona un flusso, fare di Barcellona diciamo un hub nel digitale, e poi c'è una combinazione di forze che anche contribuiscono a creare nell'ambiente di Barcellona un dinamismo dal punto di vista dell'innovazione digitale, anche sociale, non solo diciamo quella prettamente economica, eccetera. Però anche qui io eviterei in tutti i modi di ripetere queste mitologie che adesso circolano, per esempio, intorno a Barcellona, che sono infondate. Cioè, si sono fatte delle cose, però non è molto diverso da quello che ha fatto Flavia a Roma, cioè dal punto di vista concreto e diciamo di risultati, cioè nel senso che fondamentalmente, al di là diciamo di principi e di politiche generali che sono però rimangono sul piano delle dichiarazioni, in concreto hanno fatto delle migrazioni parziali senza cambiare il sistema operativo, adottando LibreOffice. LibreOffice effettivamente è un caso che adesso io non conosco la tecnicalità, voi la conoscete molto meglio di me, però l'impressione che ho è che è un caso, diciamo, effettivamente che non contempla particolari difficoltà, nella misura in cui ci si limita ad adottare, diciamo, l'applicazione e non si tenta di fare la migrazione del sistema operativo, perché se si tenta la migrazione del sistema operativo è tutto un altro discorso, e allora bisogna, diciamo, affrontare, perché appunto secondo me è anche importante che impariamo a articolare il ragionamento sulla base del livello del quale stiamo parlando, e questo è secondo me il vero vero tema oggi, perché io direi, se vogliamo parlare del futuro, io vi farei subito, diciamo, butterei nella discussione subito un progetto che è dove dobbiamo tutti guardare in questo momento per capire che cosa dobbiamo fare, come ci dobbiamo organizzare, e lo stadio nuovo dentro il quale stiamo entrando, che è Gaia X, spero che in parte sia conosciuto, cioè è un'iniziativa che è stata presa, molto discutibile come i primi passi che si sono fatti, anche tante cose che ancora la caratterizzano, però è un'iniziativa fondamentale che è stata presa dal Ministero dell'Economia tedesca, poi si è unito il Ministero dell'Economia francese, adesso ha preso si è fatto un summit proprio poche settimane fa, ha preso già, diciamo, anche la ministra dell'innovazione italiana era presente, ha fatto un saluto, diciamo, e altri ministri di altri paesi europei hanno dato segnali di voler entrare in questo progetto, stanno parlando di costruire un sistema, tra l'altro entra molto in quello che dicevi tu, Italo, cioè nel senso che secondo me dal punto di vista del disegno tecnologico è molto interessante come si sta portando avanti l'idea, ci sono delle sfide enormi, è tutto da vedere, diciamo, come si va avanti nel portarlo avanti, però è molto centrato sull'idea della standardizzazione, cioè nel senso centriamoci sulla adozione di standard, perché non c'è neanche bisogno di costruire a questi livelli, diciamo, stiamo parlando di infrastrutture cloud e di infrastruttura di dati, a questo livello, diciamo, e questo però è il livello, secondo me, fondamentale, naturalmente non è l'unico livello, ci sono tanti altri livelli che meritano di essere discussi e che possono essere diversi nelle loro necessità, nelle loro articolazioni, eccetera. Però questo livello, che è il livello fondamentale in questo momento, perché stiamo entrati, diciamo, dentro uno stadio dove si deve parlare di nuove infrastrutture, infrastrutture gigantesche, tra l'altro sono infrastrutture che integrano molti sistemi. Quindi, per esempio, dietro Gaia X e dietro l'iniziativa del Ministero dell'Economia tedesca non ci sono le industrie tecnologiche, ci sono le industrie dell'automobile, della farmacia, della salute. Perché? Perché sanno che la trasformazione digitale è assolutamente trasversale e che se loro non si danno delle infrastrutture autonome sono fottuti, perché si mettono nelle mani di potenziali competitori o non potranno controllare i loro dati, eccetera, eccetera. O l'Unione Europea sa
che i dati sono la nuova, diciamo, fonte fondamentale. Allora, a questi livelli, io da questo punto di vista sarei anche, io sono molto, diciamo, fautore di riprendere il discorso sull'intervento pubblico, però sarei molto cauto sull'idea che arriva lo Stato italiano e comincia a produrre il software e che produce lo software internamente da solo. Cioè, su questo io sarei molto molto cauto, perché mi sembra di rischiare molto di rimettersi su una traiettoria che significa, come è stata la traiettoria di questi ultimi 20 anni delle politiche digitali e del rapporto tra pubblico e digitale, che ha provocato dei costi, degli sprechi, degli errori drammatici. Anche se lo fa il pubblico invece che semplicemente comprarselo dal privato, non è molto meglio. Cioè, nel senso, bisogna essere molto cauti e sapere che stiamo parlando di infrastrutture che hanno una scala che va molto 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 al di là anche del livello di uno Stato importante come lo Stato italiano o come lo Stato spagnolo. Cioè, quindi bisogna subito mettersi a ragionare in termini europei. Ora, questa Gaia X è un livello, secondo me, molto molto adeguato, molto interessante, ha dei disegni tecnologici molto interessanti. Naturalmente c'è molto da fare, tutto da inventare, molte cose. Io sono convinto che la cultura italiana, la cultura anche, direi, persino del che ha caratterizzato l'esperienza del free software, nel caso italiano, può dire la sua, può, diciamo, giocare la sua partita in questa vicenda. È un discorso complesso, adesso non c'è il tempo neanche di cominciarlo, però io lavorerei su questo, cioè cercare anche in Italia, perché tra l'altro questo progetto prevede già un'articolazione su hub nazionali, allora cominciare a organizzarsi, sapere che si sta parlando di qualcosa di ibrido, dentro il quale ci sarà il pubblico, dentro il quale ci dovranno essere le comunità e dentro il quale ci saranno gli interessi economici, non solo quelli tecnologici, ma anche quelli di tutti gli altri settori, perché qui stiamo parlando di trasformazioni che riguardano tutti gli altri settori. E allora io lì mi concentrerei. Per esempio la scuola, si è parlato molto della scuola in questa conferenza, è evidente, no? Che ha bisogno che si costruiscano delle infrastrutture e poi, naturalmente, su queste infrastrutture delle applicazioni. Il tema è complesso, io sono anni che me ne occupo, penso che c'è anche un limite nel modo in cui Gaia X fino adesso è stata disegnata, c'è ancora un restare prigionieri di mentalità e di politiche che non ci portano lontano, cioè fondamentalmente sono anche forme paradossali di autocontraddizione, perché questa è un'iniziativa che nasce nel pubblico, però si dichiara come un'iniziativa privata, è un'iniziativa che, diciamo, forza enormemente sul terreno delle nuove politiche industriali, però dice che vuole costruire un mercato perfetto. Cioè, voglio dire, ci sono molte cose che andrebbero ridiscusse anche nell'impostazione ideologica che continua, diciamo, a guidare le politiche tecnologiche, le politiche economiche e industriali europee. Però nello stesso tempo è una iniziativa veramente importante, che viene nel momento giusto e che ha delle possibilità, e dentro la quale, io ripeto, penso che l'Italia, con le sue tradizioni, peculiarità e anche debolezze, può giocare una partita e deve soprattutto organizzarsi per giocare una partita. Ma se posso dire una cosa, sono in completo disaccordo con te, Marco. Penso che Gaia X non funzionerà, punto. Tra l'altro, tu stesso stai dicendo che mentre la sostieni, stai dicendo che andrebbe ripensata. Allora, se c'è una cosa che 40 anni di sviluppo dei sistemi informatici ci hanno insegnato, è che quanto più il sistema informatico diventa complesso, tanto più in misura nulla ha. Sta andando a terra, sì, no. Tranquillo. Tanto più in misura non lineare aumenta la complessità di quello che deve essere gestito. Quindi io semplicemente penso che Gaia X non è la risposta al problema, non funzionerà o sarà una cosa del tutto diversa, e soprattutto poi, insomma, esula dal nostro discorso. Io penso che il problema dello sviluppo di software da parte del pubblico, dei pubblici dipendenti, laddove ha fallito è stato per l'insipienza dei dirigenti, non tanto per incapacità delle persone. Noi, diciamo, nel passato, chi ha lavorato nelle pubbliche amministrazioni medio e piccole lo sa che è stato fatto un mare di software fatto bene. È mancato poi la volontà politica di metterlo al sistema, di riutilizzarlo.
Non è un caso che Flavia, che stava facendo delle cose buone al Comune di Roma, non sta più là, e chiudiamo la parentesi perché non è questo il tema del discorso. Quindi noi diciamo, come sistema paese, come Italia, abbiamo tutte le competenze e le capacità per fare le cose che servono, perché spesso non servono le grandi soluzioni nel software, non serve il mega sistema, la mega piattaforma, serve quella cosa che mi fa lavorare in modo più efficiente. La maggior parte dei sistemi con cui noi ci scontriamo sono sistemi che sono stati pensati in grande e che non sono in grado di adattarsi alla particolarità della mia esigenza. Perché ovviamente un sistema automatico non lo può fare, una persona lo può fare, quando tu sostituisci la persona con un sistema automatico questa flessibilità la perdi e quindi poi il sistema non funziona. Fatevi un giro per i ministeri e parlate con i dirigenti o con le pubbliche amministrazioni, tipo un grande comune, e capite quanto spesso il modo con cui si adatta il sistema informatico rende il lavoro più difficile, perché ci sono dei passaggi balzani, imprevisti, che non si possono cambiare, perché è fatto così, c'è il fornitore esterno, no? Questo è è l'inferno dell'informatizzazione, della digitalizzazione. La piccola e media industria italiana non è digitalizzata mica perché sono arretrati, cioè i nostri industriali, soprattutto i piccoli, sono molto svegli e l'hanno capita questa cosa senza essere andati a scuola di informatica. L'hanno capito che o il sistema è flessibile e gli permette di realizzare domani le idee che hanno avuto oggi, oppure non serve a niente. E infatti non si sono digitalizzati in gran parte, perché voleva dire ingabbiarsi. Allora, un'informatica fatta in questo modo, diciamo, da grandi aziende che definiscono dei protocolli rigidi, da grandi istituzioni che definiscono dei protocolli rigidi, non funziona, non va bene, non è il modo in cui le società umane lavorano, in cui le organizzazioni lavorano. Punto. A meno che tu non sei una cosa monolitica con un fortissimo potere, tipo Amazon, tipo Google, allora AWS funziona, le piattaforme, diciamo, di Google e di Microsoft funzionano. È chiaro, però, è un modello completamente diverso. Allora, decidiamo che visione politica vogliamo avere, quella di uno Stato che è un'azienda, no? In cui non siamo, diciamo, dipendenti di Amazon e non cittadini dello Stato italiano, o vogliamo essere cittadini? Mi fermo qua. Io non sono completamente d'accordo con te, infatti, perché penso che sia un errore continuare a raccontarci questa storia e non vedere si perde completamente la visione del bosco, si parla dell'albero, cioè qui stiamo parlando di grandissimi sistemi, bisogna sapere distinguere, cioè questi sistemi si stanno già implementando, stanno determinando la traiettoria tecnologica, economica, politica del nostro futuro, e no. A parlare soltanto della libertà dell'individuo, della decentralizzazione. Ma certamente, io parlo, Marco, io parlo proprio della libertà dell'individuo, perché siamo in una società che utilizzi Google, Microsoft, utilizzi Amazon, eccetera, eccetera, e che quando ci troviamo in questa situazione... È una tavola rotonda, ma sta diventando un discorso a due, quindi io vorrei scusare. Mi sembra veramente a questo punto della storia... Diventa cittadino di Amazon e non più cittadino di uno Stato, di una Repubblica Democratica. Abbi pazienza, allora, Marco, dai. Perché il discorso alla fine è questo. Ideologici astratti che non si misurano con la realtà e con i processi reali con i quali ci stiamo incontrando. Guarda che l'ideologia guida la realtà. Dopodiché sono d'accordo con te che il problema esiste come della complessità dei processi di innovazione, della flessibilità necessaria, dell'interdipendenza, eccetera, eccetera. Ci sono dei principi di disegno tecnologico che stanno emergendo nelle nuove infrastrutture che infatti corrispondono a queste caratteristiche che tu dici, su questo sono d'accordo, e bisogna apprendere a sviluppare tanto nel disegno tecnologico come nelle politiche economiche e nelle politiche industriali un approccio diverso dal passato. Non si tratta di tornare ai modelli fordisti industriali, pianificazione, centralizzazione. Ma chi ha detto questo? Comando e controllo. No, lo sto dicendo io, non dico che l'hai detto tu. Sono d'accordo sul fatto che ci sono delle sfide. Vorrei sentire le opinioni degli altri. Scusate. Oh. No, non mi fate parlare, io non sono mica educato come quelli della televisione che dicono no, ma stava parlando, no, io mi sparo, quindi... I'm speaking, you know? I'm speaking, ma loro stavano spiegando troppo.
Scusate, ma io vorrei sentire anche le opinioni di Corrado, Maria Chiara e Paolo, se ne hanno, ma credo che ne abbiano sul tema, perché se no farlo diventare una discussione a due mi sembra che lasci... Scusatemi, ma se volete poi riapriamo la cosa e discutete... No, però era, diciamo, è stato un momento di dialettica. Sì, scusate, se abbiamo... Alla faccia della dialettica, io che di solito riesco a farmi sentire da qualsiasi parte non riuscivo. Va bene, Maria Chiara, credo che tu abbia espresso un... Sì. Allora, questa disputa è stata molto interessante. Io ho percepito anche nei discorsi che venivano dalla politica un contrasto fra due mentalità. Allora, la prima mentalità è: mi compro uno strumento. Uno strumento, valuto i costi, valuto l'efficienza, però io acquisto uno strumento. L'altra mentalità è invece: chiedo o sviluppo un discorso pubblico che mi consente di fare delle cose. Se consideriamo il software come parte di un discorso pubblico che consente di fare delle cose, la differenza fra comprarsi uno strumento di cui non importa sapere come funziona e che mondo crea, e invece chiedere o sviluppare in proprio un discorso pubblico che consente di fare delle cose, è la stessa differenza che c'è fra l'alchimia medievale, la ricerca segreta che ti dava la pietra filosofale, e la scienza moderna, che nasce appunto come discorso pubblico che consente di dimostrare, naturalmente, anche di fare delle cose. Adesso la mia preoccupazione è di natura politica, perché nella misura in cui non si supera la mentalità per la quale il software è uno strumento semplicemente da comprare e l'acquirente è lo Stato, peggio ancora è l'università e l'ente pubblico di ricerca, perché una volta Humboldt diceva che nell'università didattica e ricerca vanno di pari passo, e in effetti almeno all'università il software non è semplicemente uno strumento della didattica, perché anzi il software che mi è stato dato, comprato, fatto, diciamo così, estremamente rigido, ma è parte, componente della didattica, quindi è particolarmente importante che l'università usi e sviluppi software libero. Però vi ripeto, se non si continua a mantenere la mentalità del mi compro uno strumento, quando lo strumento è anche un discorso per fare delle cose, creare degli ambienti, il rischio politico qual è? Che continui la devoluzione tipica della post-democrazia, vale a dire passaggio sistematico, il drenaggio di conoscenze, di competenze, di tecnici, perfino di software libero, come è stato notato, dal pubblico, quindi dallo Stato che teoricamente dovrebbe essere democratico, al privato. L'altra osservazione che voglio fare riguarda l'ambiente italiano, e poi lascio la parola ad altri. Si parla di dati aperti, però in Italia c'è un disegno di legge proposto meritoriamente dal deputato Luigi Gallo del Movimento 5 Stelle, che riguarda non tanto i dati quanto i testi, perché chiaramente i dati senza testi sono appunto dati, poi i testi servono per torturarli e per interpretarli e per darci appunto da questi dati sapere. Ecco, questo disegno di legge Gallo chiede, fra le altre cose, però la parte importante è questa, chiede di rendere disponibili i testi, gli articoli finanziati con denaro pubblico applicando le raccomandazioni del 2012 e del 2018 dell'Unione Europea. Che cosa dicono queste raccomandazioni? Che gli articoli finanziati da ricerca pubblica debbano essere appunto resi disponibili entro un anno, 6 mesi, un anno. Adesso attualmente la normativa italiana dice 24 mesi, 18 mesi, 24 per le ricerche umanistiche, 18 mesi per le ricerche scientifiche, quindi ben 2 anni, io lavoro nel settore umanistico, quindi ben 2 anni. Ecco, il Movimento 5 Stelle sotto il precedente governo non aveva ascoltato solo gli editori, aveva ascoltato tutti, quindi aveva aggiunto questo diritto di ripubblicazione
discussione che è, tutto, che è già vigente in Germania, Francia, Olanda e Belgio, quindi non è niente di particolarmente rivoluzionario e attualmente è bloccato in Senato, non si capisce perché, o meglio si capisce perché l'Associazione Italiana Editori ha sostenuto che adeguarsi alla raccomandazione europea lì danneggerebbe con la concorrenza estera, anche qui non si capisce perché, perché adesso hanno, se io autore devo pubblicare, autore scientifico devo pubblicare, è chiaro che voglio essere conosciuto per essere citato, quindi preferirò l'editore tedesco, e sostengono e si basano e sostengono sulla base di evidenze del tutto aneddotiche che un grande editore tedesco che ha scoperto essere De Gruyter è stato costretto a delocalizzare il lavoro in Polonia. Adesso l'evidenza è aneddotica e anche un po' bizzarra perché sono andata a controllare tutte le riviste di De Gruyter, sono accesso aperto, comprese quelle polacche, quindi chiaramente e De Gruyter non è finito sul lastrico per questo. Adesso quello che voglio dire per stemperare il conflitto è che è abbastanza chiaro che un ambiente in cui la cultura scientifica viene tenuta sotto chiave, viene tenuta inspiegabilmente sotto chiave, perché basta varicare i confini d'Italia e andare in Francia per rendersi conto che questa norma che è bloccata in Parlamento è già legge in Francia da un po', basta andare in Germania per rendersi conto che questa norma è già legge e non ha mandato nessun editore sul lastrico. Ecco, è che, un ambiente di questo genere è abbastanza difficile scendere dai principi all'applicazione. Perché? Perché l'ambiente culturale di apertura, che poi era proprio della rivoluzione scientifica, è ancora molto molto lontano dall'essere realizzato e sarà sempre lontano dall'essere realizzato finché i politici parleranno soltanto con le lobby e non con i cittadini, gli studenti, i docenti, i ricercatori, gli scolari, cioè altri portatori di interessi che non sono interessi economici e che tuttavia sarebbero interessi che se realizzati farebbero anche molto bene all'economia, per esempio aiuterebbero le persone, le amministrazioni a scegliere software oculatamente. E con questo passo la parola ad altri. Corrado e Paolo, opinioni in merito? Sì, se posso, Corrado, posso? Avevo usato la funzione alza la mano della piattaforma, ma mi sembra di capire che non funziona. Non ho visto la mano alzata, scusatemi. Non era una critica, era così una considerazione sul fatto che forse a livello, diciamo, essendo un progetto open source, se ci fosse qualcuno che può metterci mano per magari mettere in modo che quando uno alza la mano si veda nel video, forse sarebbe la scelta. Paolo, anche in Zoom non si vede, e in Teams è la stessa cosa, quindi non è l'open source. Ok, era una battuta. Su Git si vede benissimo, peraltro. Infatti dovrebbe usare quello, stranamente. Quindi, vabbè, comunque, scusate, non voglio divagare. Volevo partire da, diciamo, una frase che aveva detto Enrico. A un certo punto ha detto c'è una carenza di cultura scientifica tra i politici. Poi dopo la domanda che ha fatto dopo Flavia mi ha fatto venire in mente appunto, anzi diciamo ha messo in evidenza una cosa che mi era venuta in mente, che sì, c'è una carenza di cultura politica tra gli scienziati, purtroppo, nel senso che però questo ci porterebbe lontano. Io credo che più scienziati dovrebbero fare politica, ma non chiacchierare di politica, fare politica, che vuol dire fare scelte che hanno un impatto non indifferente sulla carriera, per esempio. Vuol dire dire di no a un sacco di cose diciamo, per riuscire a dare un contributo collettivo. Però diciamo, chiudendo questa cosa diciamo, da,
di parentesi, volevo dare la mia proposta, no? Cosa si può fare per cercare di spingere l'open source nella pubblica amministrazione? Allora, sicuramente appoggio la proposta di Enrico, l'open source in generale in Italia, la scuola assolutamente, cioè insegnare informatica nelle scuole deve essere fatto con la consapevolezza che dire insegnare informatica nelle scuole vuol dire scegliere che cosa non fare, che è il motivo per cui per adesso non è stato fatto, perché è molto difficile scegliere che cosa non fare. Fare spazio all'informatica, sono tutti bravi a dire facciamo anche questo, poi quando gli si chiede sì, ok, ma che cosa, chi vuoi scontentare, quelli è molto più difficile. Ma oltre a quello, cioè nel breve periodo, una delle proposte noi l'abbiamo fatta sempre in quella famosa commissione che è relativa alle competenze dei dirigenti della pubblica amministrazione. Allora, di nuovo, se la legge fosse conosciuta e applicata, cioè se chi deve occuparsi di applicare le leggi invece di continuare a cambiarle si occupasse di applicarle, allora si saprebbe che c'è nella normativa, è previsto nel modello italiano, il Chief Digital Officer, ovvero il referente a livello di alta amministrazione, nella parte altissima della gerarchia, che è quindi il manager a livello più alto che deve essere, che si deve occupare della trasformazione digitale. La norma dice che deve avere delle competenze informatiche, tecnologiche, giuridiche, perché c'è anche tutta una serie di parte di relativa alla conoscenza di norme relative all'informatica giuridica, e manageriali. E questa è una norma che ha un po' di tempo. Allora, se volete perdere un po' di tempo e andarvi a vedere, c'è un report della RAI, ha fatto un servizio su questa cosa, un po' prendendo in giro quello che succedeva nella pubblica amministrazione, perché noi come commissione abbiamo convocato un po' di questi responsabili, che sono degli irresponsabili in alcuni casi, perché pur non avendo assolutamente le competenze, lo stesso continuano ad avere a mantenere il ruolo. Ci fu uno che a me, a margine della commissione, mi disse, sa, Presidente, quando mi nominarono, questo non aveva chiaramente nessun titolo per essere responsabile dei sistemi informativi di un ministero, e mi disse, sa, quando mi nominarono, io veramente non sapevo che dove mettere le mani. No? Ed era 10 anni che faceva il responsabile dei sistemi informativi di un ministero. No? E lì, secondo me, è essere irresponsabili. No? Bisognerebbe avere la dignità di dire, abbia pazienza, ministro, io non sono capace di fare questa cosa. È evidente che mi conviene prendere 200.000 euro l'anno, però forse è il caso, per dignità, di farlo fare a qualcuno che le competenze ce l'ha. Ora, purtroppo, a livello apicale, nella pubblica amministrazione, i dirigenti con queste competenze ce ne sono pochi, quindi la legge, anche volendo, è difficile da rispettare. Perché? Perché purtroppo, per molti anni, le pubbliche amministrazioni non hanno fatto una politica di reclutamento rispetto alle figure professionali che servono. Ora, quello che si deve fare è... assolutamente fare una politica di reclutamento di dirigenti apicali che abbiano le competenze necessarie. Mentre invece questo è molto difficile, guardate, da fare, perché soprattutto chi ha il vertice politico di solito ha come primo riporto questa dirigenza. Questa dirigenza non ha nessuna intenzione di farsi scavalcare da qualcuno di nuovo. Allora, di solito le politiche di reclutamento di cosa dicono? Prendiamo i livelli bassi, facciamo entrare persone che hanno le competenze e li mettiamo a livelli bassi. Si sa che nella pubblica amministrazione far entrare uno molto in gamba, molto bravo, preparato per tecnicamente, e metterlo per lungo tempo sotto il controllo di un dirigente incompetente è il miglior modo per o rovinarlo o farlo scappare il prima possibile. Ed è quello che purtroppo spesso viene fatto. Allora, la politica dovrebbe avere il coraggio di fare quello che abbiamo suggerito al Parlamento. Io sono stato anche, 4 giorni e notti
in commissione bilancio per cercare di far passare un emendamento per mettere qualche milione di euro a supporto per finanziare questa cosa. Diciamo, ho buttato 4 giorni e 5 notti, non mi ricordo adesso più o meno questi, perché alla fine me l'hanno massacrato fino a quando non è rimasto niente. Però diciamo, io continuo a pensare che questo debba essere fatto con urgenza, perché, diciamo, e vi do un esempio e poi chiudo, perché come funziona il modello della software nella pubblica amministrazione in questo momento? In molti casi funziona così: si compra sostanzialmente un po' di cottimo di lavoro di persone che devono sviluppare software. Ora, per il modello che è stato fatto, diciamo, invece di fare la progettazione del software e poi dopo sviluppare il software, allora decidere cosa ti serve esattamente, un po' come si fa, per esempio, quando si deve progettare una scuola, no? Prima fai il progetto, poi sulla base del progetto decidi quanto materiale, che persone ti servono per fare, no? Con il software invece adesso si fa nella pubblica amministrazione: mi servono tot ore di programmatore di questo livello. Con il problema enorme che lato pubblica amministrazione non c'è una sufficiente competenza per capire se quello che ti viene dato è esattamente quello che ti serve. Allora si costruisce tutto un macchinario, tutto un controllo formale, puramente formale, su avevo comprato 8 ore di programmatore di questo livello, 8 ore di analista, ce l'ho avuto, 8 ore di programmatore, 8 ore di analista, bene, allora è tutto a posto, no? Che chiaramente non riesce a ottenere, diciamo, il risultato voluto. Di più, il meccanismo che noi usiamo per le gare è spesso al massimo ribasso sul costo orario delle persone che sviluppano il software. Il che vuol dire che noi, in molti casi, noi che cosa facciamo? Cerchiamo di ottenere al costo più basso possibile personale che sviluppi, diciamo, per tot ore decise a priori il software, senza sapere bene che software serva. Quindi invece di dire voglio la persona più brava possibile che lavori il meno possibile, noi cerchiamo come pubblica amministrazione di dire voglio persone che lavorino per 50 ore al costo più basso possibile. Chiaramente questo modello qui non può assolutamente essere un modello che produce software di qualità, no? A prescindere dal fatto che poi questo software qui deve assolutamente per legge essere messo in formato aperto, no? E diciamo, visto che prima si è parlato dell'università, tutte le università, ad esempio, utilizzano un software sviluppato da un consorzio universitario. Non tutte, diciamo, molte università italiane utilizzano un software sviluppato. Per legge, tutte le modifiche di quel software che vengono richieste, tutto quanto, deve essere messo open source. Andate a controllare se c'è. Corrado ha chiesto. Posso aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva Paolo sui dipendenti informatici, comunque di competenze? C'è un altro elemento drammatico, che è il fatto che c'è la legge anticorruzione, che per carità è preziosa, importantissima, tutto quello che volete, ma che fa sì che dopo 3 anni un dirigente che ha lavorato in un posto viene spostato perché c'è rischio di corruzione. Il problema è che non c'è scritto da nessuna parte che deve essere competente, per cui il dirigente esperto di grande super tecnico informatico dopo 3 anni viene mandato al dipartimento scuola, urbanistica, ambiente, viceversa il direttore del dipartimento ambiente viene mandato al dipartimento lavori pubblici non sapendone probabilmente niente. Questo è un dramma, cioè non ha veramente nessun senso che io prenda esposti a caso. Quindi anche quei pochi, perché magari ce ne sono un paio, no, di informatici ogni volta in un'amministrazione, almeno in quelle medio-grandi, e poi però dopo si ritrovano a fare il dirigente a una cosa di cui non hanno competenze, che è drammatico. L'altra sul discorso dei finanziamenti, che ovviamente non potrei che essere più d'accordo. Quando sono arrivata a Roma c'era stato negli ultimi 6 anni un calo del 30% sul bilancio del Dipartimento Trasformazione Digitale, cioè da 90 milioni era arrivato a 60, che è inaccettabile. Però capisco anche, ovvero, vi faccio un esempietto. Avevo chiesto, un'esagerazione? Ditemi voi, ci sono decine e decine e decine di sedi a Roma del comune, perché il comune è enorme, ci sono 15 municipi, è
sparpagliato in un territorio che è 11 volte più grande di quello di Parigi, quindi è comprensibile, tantissime sedi. Ognuna di queste sedi ha uno o più rec. Ne ho trovati N.000 aperti. Sapete bene, non ve lo devo dire io, che cosa significa trovare dei rec aperti in un posto pubblico dove girano cittadini più o meno qualunque. Ho fatto predisporre uno studio per l'analisi dei costi, di quanto avrebbe potuto costare il... Erano aperti semplicemente per garantire che non saltassero col calore, evidentemente, no? Erano in spazi non condizionati. Quindi ho fatto tutto fare lo studio, quanto costava? 1 milione di euro circa. Ho provato per 2 anni a metterlo a bilancio. C'ero riuscita e l'hanno tolto. Ma è comprensibile, perché con quel 1 milione di euro Roma Capitale si compra 3 autobus. E secondo voi il politico che cosa vende? Che ha messo 300 rec condizionati o che ha comprato 3 autobus? E siamo sempre lì. E poi va bene, basta, mi fermo qua. Io volevo soltanto aggiungere una cosa a quello che diceva Paolo sulle competenze dei dirigenti nella pubblica amministrazione. Come forse sapete, ho dedicato i miei ultimi 5 anni a cercare di far funzionare un pezzettino di una pubblica amministrazione con una rilevanza nazionale, mettiamola così, con un contratto di collaborazione. Adesso l'agenzia è ovviamente una cosa aneddotica, riguarda il sottoscritto, ma la uso come esempio generale. Peraltro è tutto pubblico, se andate a vedere, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha fatto un bando per una figura di dirigente che manca oramai da 3 anni, perché il dirigente responsabile di tutta l'area sicurezza, eccetera, l'Agenzia per l'Italia Digitale è andato in pensione oramai 3 anni fa e non è stato mai sostituito. Adesso finalmente è stato pubblicato un bando, ho scoperto che si può concorrere come dirigente della pubblica amministrazione solo se sei già dirigente della pubblica amministrazione. Non è possibile prendere una persona dal privato. Io sono dirigente nel privato dal 1992, quindi ho, credo, 30 anni di esperienza come dirigente, ma quella non conta, perché so che, oltretutto, diciamo, un'interpretazione che aveva dato Agi dall'inizio era che l'esperienza del dirigente nel privato concorreva, è stato fatto un ricorso contro questa cosa, il Consiglio di Stato, credo, ha dato parere favorevole al ricorso, quindi no, si può entrare soltanto come dirigente se sei già dirigente, un po' autoreferenziale, quindi il risultato è che io non posso concorrere a quel posto. Adesso sei muto tu, Italo. Volevo fare una annotazione sulla scuola. Io sono profondamente d'accordo sul fatto che si debba parlare di tecnologia all'interno della scuola. Non uso volutamente il termine informatica e adesso vi spiego perché. Allora, io, contrariamente a quello che pensano in molti, non capisco una cippa di information technology. Io sono laureato in lettere nel 1978, quindi con tesi scritta a macchina, perché all'epoca non c'erano i computer e non c'erano le stampanti, o meglio, c'erano ma per pochi intimi. Adesso c'è gente che, dopo avermi sentito parlare, mi dice: ah, ma lei certamente con il background tecnico che ha, ci mancherebbe. E io gli dico: guardi, c'è un segreto per quello che faccio, lo avevano già scoperto gli egizi, si figuri, che è una roba, si chiama studio. Qualcuno lo ha fatto dimagrire, a me no, ma non ha mai ucciso nessuno. Dico, è chiaro che io mi sono trovato inserito in un ambiente di lavoro che stava andando verso il digitale, avevo una posizione di responsabilità ed è stato naturale per me capire dove stava andando il digitale, anche se in teoria io avrei potuto tranquillamente continuare a fare il mio lavoro senza capirne assolutamente una cippa. E quindi io credo che la scuola, perché Paolo diceva chi dobbiamo sacrificare quando, se parliamo di informatica, io direi che non si deve sacrificare nessuno, perché le tecnologie fanno parte di tutte le materie. Tu oggi non puoi insegnare italiano se quello non sa scrivere su un computer.
tu oggi non puoi insegnare storia se quello non è in grado di fare una ricerca a livello digitale e una valutazione delle fonti. Io sono un geografo, ma oggi fai la geografia senza sapere come si utilizza un computer? Quindi dovrebbe essere un fondamento di tutte le materie. Sono d'accordo, ma io penso che Enrico, io insieme a lui, intendiamo un'altra cosa. Ho capito, non so completamente. Cioè, noi intendiamo proprio l'insegnamento dell'informatica. No, certo. Disciplina. E quindi per questo serve lo spazio, perché altrimenti... Allora, poi perdonatemi, ma che c'entrano le discipline con le tecnologie? Abbiate pazienza, la storia si può fare senza computer, si è fatta per secoli. Ma chi l'ha detto? Ma perché ci sono nate le antenne? Siamo diventati dei robot, siamo degli esseri umani. L'abbiamo studiata fino a 20 anni fa, la storia senza il computer. I dispositivi digitali possono essere utili per completare delle cose, ma non sono indispensabili. C'è una differenza tra necessario e utile. Smettiamo di credere che senza il digitale non si può insegnare. È sbagliatissimo. Il digitale deve essere un complemento che ci permette, per esempio, di sopperire al fatto che mentre non puoi mettere una biblioteca fornita in tutte le scuole, se metti delle postazioni e metti delle buone connessioni di rete, quei ragazzi possono andare a consultare le biblioteche in tutto il mondo. Ma questa è un'aggiunta. Non devi insegnare attraverso il digitale. Il digitale deve essere uno strumento di ausilio, non necessario. È quello che dicevo io. Perdonami, tu hai detto non si può insegnare storia senza. Allora, no, le parole sono le parole, quindi. E questo è sbagliato nel mondo della scuola. Perdonatemi, è sbagliatissimo. Noi siamo esseri umani. Non siamo dei robot, e io spero che lo rimarremo ancora per tanto. Quindi si può benissimo fare, diciamo, tutte le discipline. È chiaro che se c'è la pandemia non ti puoi muovere, l'uso della tecnologia digitale è utile. È chiaro che, per esempio, per fare i colloqui con i professori è molto più facile farli attraverso una piattaforma di, diciamo, dialogo a distanza che non dover spendere un'ora nel traffico di Roma per andare fino alla scuola di mio figlio. Per certe cose è utile, ma non è indispensabile. Soprattutto quando poi non controlliamo questi strumenti. Perché poi se non lo controlliamo diventiamo schiavi, no? L'abbiamo visto un paio di settimane fa, si è fermato Google, si è fermato tutto in tutto il mondo. Allora, consideriamo le cose come vanno fatte. Quello che ha detto Paolo, con cui sono ovviamente d'accordo su questo, bisogna inserire informatica nella scuola e bisogna togliere un'ora di qualche altra cosa. Sarà una decisione dura che non può avvenire senza che ci sia una classe politica che lo vuole fare. Però questo va fatto, perché i ragazzi stanno già abbastanza ore a scuola. Allora, cosa togliamo non lo voglio decidere io voglio dibatterlo insieme ad altri, però poi alla fine ci deve essere un politico che dice: signori, qui l'Italia digitale non si può fare se non si insegna informatica nella scuola, punto. Fine. Il problema, perdonatemi, e diciamo qui mi permetto di dare una piccola frecciatina a Paolo, è sempre la politica, no? Perché sono i governi eseguono, il Parlamento fa le leggi, il governo le dovrebbe eseguire. Allora, come mai non sono stati implementati i ruoli apicali dei dirigenti nella pubblica amministrazione? Perché i governi non hanno voluto farlo. Giustamente Flavia dice: io mi vendo meglio alle elezioni se dico che ho comprato 3 autobus e non se ho comprato i server o se ho messo un dirigente che sappia fare il suo mestiere, però poi il risultato è quello che accade. E questa, come dire, è azione politica, come dice Maria Chiara. Noi dobbiamo spiegare alla gente, noi siamo qua, insomma, non so quanti ne riusciamo a raggiungere, dobbiamo spiegare alla gente che scegliere una cosa e l'altra hanno delle decisioni, diciamo, hanno delle conseguenze sulla loro vita. E non bastano i dirigenti. Noi potremmo avere, diciamo, il miglior, un Corrado Giustozzi al capo della informatizzazione di ogni ministero, ma se lui non c'ha le persone, lui non può stare appresso a tutto. E le persone non ci sono. Perché? Perché la politica negli ultimi 10 anni, l'abbiamo visto, ha pensato al risparmio, all'efficienza, a fare le riforme. No? È ovvio che se tu compri una cosa spendi meno che assumere le persone, facciamo le riforme e poi non funziona niente, no? In questi ultimi mesi questo, diciamo, governo si è dovuto inventare un sacco di cose, no? Ogni iniziativa che coinvolgeva l'app è andata male.
perché non ti bastano, diciamo, comprare il software, ti servono le persone, ti servono le risorse, non è tanto, ma serve la cultura politica per capirlo. Mi fermo, scusate, perdonatemi se mi appassiono, ma... Io, se posso dire una cosa rispetto a quest'ultimo scambio di battute, sinceramente non sono d'accordo un'altra volta con Enrico, sono più d'accordo con Italo, perché penso che, anche se naturalmente è un processo lento, ma quello che dobbiamo imparare è che quella che adesso si chiama, è anche una buzzword molto commerciale, ma che è però un processo reale, la trasformazione digitale, è un processo che l'unico, diciamo, equivalente che possiamo trovare storico e probabilmente è inadeguato è la rivoluzione industriale. Cioè, è come andare in un momento non iniziale, perché stiamo già in una fase, diciamo, non iniziale, ma comunque siamo all'inizio di questa grande trasformazione, che so, negli anni del 1840, e ci sono ancora i contadini che non usano la meccanizzazione, e dire vabbè, ma io posso continuare a coltivare senza dover ricorrere alla meccanizzazione, perché dici che devo insegnare la storia senza ricorrere al digitale? E io sono sicuro che tra 10-20 anni il digitale avrà trasformato anche il modo in cui insegniamo la storia. Quindi, diciamo, anche su questo mi sembra diciamo che bisognerebbe aggiustare. Sono completamente d'accordo diciamo, un ruolo fondamentale dell'educazione, però su questo io farei un'altra osservazione, che la legherei anche a una cosa che diceva Tiziana prima, cioè, e che poi io la leggo anche a questo discorso di uscire dai principi ed entrare nella concretezza dei processi e nella, diciamo, dei vincoli che la concretezza dei processi ci impongono, e cioè l'educazione è fondamentale, però l'educazione non deve essere semplicemente un principio generico, insegniamo l'informatica, va orientata anche questa verso certi obiettivi, per esempio l'open source, non l'educazione informatica in generale. Cerchiamo di cominciare a capire che intanto l'open source sta diventando dominante, allora insegniamo esattamente che l'informatica è legata ai processi di open source e a tutte le complessità che i processi di open source hanno cominciato a disvelare in termini... Ma perdonami Marco se ti interrompo, ma non è vero, ma l'informatica non è legata, perdonami, ma se sento degli strafalcioni, io devo intervenire, l'informatica non è legata all'open source, perdonami, no, bisogna parlare delle cose avendo, diciamo, competenza su ciò di cui si parla, se no, come diceva Wittgenstein, è meglio stare zitti, ok? L'informatica non è legata all'open source, punto. Le mie strafalcioni, poi dopo potrei dire quello che vuoi rispetto ai miei strafalcioni. Io penso che si devono fare delle scelte, che si devono, come diceva Tiziana, no? Bisognerebbe fare una pianificazione, e nel senso che bisogna scegliere delle direzioni sulle quali investire, bisogna scegliere dei metodi sui quali investire, bisogna scegliere dei contenuti e delle tecnologie sulle quali investire, e non andare avanti con questi principi astratti, generici, che sono gli standard aperti e la neutralità tecnologica e i bandi competitivi. Questi sono principi astratti che sono figli dell'epoca anteriore, dell'epoca, diciamo, della mentalità neoliberista, di una mentalità, se vogliamo, neoanarchica, che c'è stata nelle comunità del free software, che ha avuto un suo senso nella fase nascente di questa rivoluzione tecnologica, che adesso sono inadeguati e fuorvianti, e quindi bisogna avere il coraggio. Naturalmente questo vuol dire anche accettare che ci sono dei vincoli, accettare che ci sono dei condizionamenti, accettare che si sceglie una cosa piuttosto che un'altra, però questa è la strada che secondo me bisognerebbe seguire, e cioè, quindi sono totalmente d'accordo che l'educazione è la leva principale in questo tipo di processi, quindi sulla natura centrale dell'educazione, tra i tanti strumenti che la politica pubblica a sua disposizione, certamente l'educazione è forse la leva più importante, però anche lì penso che bisognerebbe uscire da una genericità legata a una, diciamo, un'idea semplicemente di neutralità, e entrare nel merito, fare le scelte, essere più concreti e pianificare, come diceva giustamente Tiziana, che è una parola che ormai è quasi proibita, e però, per dirla, per dare l'ultima provocazione, così, diciamo, mi metto ancora di più in cattiva luce, se c'è un paese che ha fatto dei salti spaventosi dal punto di vista della propria capacità di combinare diversi sistemi di governance, diverse, diciamo, l'azione pubblica con il mercato,
una grande flessibilità nell'amministrazione pubblica, una grande capacità di sperimentazione dell'amministrazione pubblica, eccetera, eccetera, è la Cina. E allora prendiamo ancora, diciamo, per rompere ancora ulteriormente i quadri di riferimento dentro i quali ci siamo mossi negli ultimi anni e per capire che dobbiamo uscirne per trovare delle strade nuove, butto, diciamo, nella discussione anche quest'ultimo punto. La Cina usa tanto il mercato come la pianificazione, tanto la sperimentazione come la standardizzazione e così via. Io credo che bisogna, diciamo, uscire un po' dalla prigione nella quale ci siamo ficcati, tanto con la versione, se vogliamo, anarchica del free software, come nella versione neoliberista delle politiche economiche e delle politiche pubbliche. E l'ultima cosa, vi chiedo scusa perché ve l'avevo anticipato, io purtroppo posso stare ancora pochissimi minuti e poi mi devo allontanare perché ho avuto un problema, siccome devo tornare in Spagna, devo fare un tampone molto complicato, mi hanno messo l'appuntamento proprio adesso e quindi non posso stare fino alla fine, scusate. Io a proposito di educazione volevo soltanto commentare che mi pare fosse Aristotele che ha detto che l'educazione è un atto di amore tra docente e insegnante. Ora, io mi chiedo come possa questo atto d'amore, come dire, in senso puro, avvenire attraverso il digitale. Questo, come dire, io non credo nelle relazioni mediate dal digitale, diciamo, a meno che non abbiano già avuto uno sviluppo precedente, diciamo, di tipo personale e fisico. Poi si può mantenere col digitale. E quindi su questa cosa, diciamo, che questo esempio che ha citato Marco della rivoluzione industriale, io ho scritto un pezzo in cui ho parlato di rivoluzione industriale e rivoluzione informatica, ed è quello che poi ho raccontato all'inizio, ovvero che la rivoluzione industriale ha messo a disposizione degli amplificatori della forza fisica, la rivoluzione informatica ci ha messo a disposizione degli amplificatori delle capacità cognitive. Quindi ovviamente vanno usati, io non sto dicendo di non usarli, ma non c'entra niente con l'educazione, vanno usati per automatizzare tutte quelle funzioni cognitive. Ma la funzione della docenza, dell'insegnante, dell'insegnamento, come dire, è qualcosa di molto più complicato, è, come diceva Aristotele, una relazione d'amore. Diciamo, quella non la puoi sostituire con un sostituto digitale, lo puoi usare come strumento per fare delle cose meglio. Basta, scusate, ho parlato troppo, mi sono appassionato, ma insomma credo nelle cose che dico. Per me è un po' come dire che non si può trasmettere l'amore attraverso la scrittura. Cioè. Ma no! Perdonami Marco, c'è proprio un problema di comprensione delle cose. La scrittura è un mezzo, è uno strumento. L'amore che trasmetti attraverso quando scrivi lettere o poesie d'amore è quello che tu hai dentro. Scusate perché mi stanno chiamando, ve l'avevo annunciato, non è per sottrarre. No, diciamo, le discussioni quando sono polemiche sono sempre più interessanti, però... Sono d'accordo, rendono più vivace la discussione. Scusatemi molto, mi sarebbe piaciuto restare fino all'ultimo, ma mi stanno chiamando che devo assentarmi. Grazie di nuovo per l'invito e spero grazie ci sia... Marco. Ciao Marco, ciao. Perdonami se sono stato esagerato. No? Assolutamente, non trovo nessuna inconveniente a discutere animatamente. Ciao. Ciao. Tutti fermi. No, io diciamo c'era una... No, vabbè, però diciamo non posso parlare sempre io, quindi vai, c'è Maria Chiara. Sentire la voce di Maria Chiara che prima stava accennando a scrivere qualcosa. Sì, se vogliamo è una questione di tecnologia della parola. Cominciamo col passaggio dall'oralità alla scrittura. La scrittura è un mezzo di comunicazione infinitamente più potente, però si perde l'interazione faccia a faccia. Tant'è vero che i conservatori dell'epoca sostenevano che l'insegnamento senza l'interazione non è vero insegnamento. Leggete il Fedro di Platone, nel Fedro di Platone si dice appunto
appunto che il libro dà un'illusione di sapere, però mancando l'interazione, la conversazione, il dibattito anche molto vivace, non è un vero insegnamento, perché non si può verificare effettivamente se quando il discente ha preso, e soprattutto il docente non può mettere se stesso in discussione, perché appunto cristallizza il suo sapere in un libro. La stampa ha industrializzato i processi di distribuzione della scrittura, che prima era naturalmente soltanto artigianale, quindi informava soltanto pochi. La rivoluzione digitale ha reso possibile una interazione paragonabile a quella del mondo dell'oralità, con dei limiti. I limiti sono appunto i limiti ambientali, che chi disegna il software, chi detiene la piattaforma, è in grado di determinare l'ambiente di interazione, quindi di influenzare fortemente la conversazione. Quindi sì, si può insegnare storia con il medium digitale o anche senza, diciamo così. Entrambi i media naturalmente hanno dei vantaggi e degli svantaggi. C'era una bella frase di Weizenbaum che mi piace spesso ripetere, che quando si riflette sulle nuove tecnologie ci si rende conto di quel che di nuovo portano e delle possibilità in più che danno, e non ci si rende conto delle possibilità che tolgono. Per esempio, effettivamente è vero che passare dalla scrittura, dall'oralità alla scrittura, rende difficile la conversazione, l'apprendimento interattivo. Quindi in realtà non avete ragione di opporvi, perché nel senso che i vostri punti di vista sono perfettamente conciliabili. È verissimo, la storia si può tranquillamente insegnare con carta e penna e con la lavagna. I nuovi media danno delle opportunità in più e qualche volta tolgono anche opportunità. Per esempio, l'interazione arcaica fra docente e discente passeggiando nel porticato, certamente si colloca in un'architettura, però è un'architettura che non è disegnata da una multinazionale, il cui fine è l'uso dei dati personali per ragioni di scopi di manipolazione pubblicitaria, e molto peggio, diciamo così. Si può insegnare storia senza il medium digitale. Il medium digitale offre qualche possibilità in più e offre anche qualche vincolo in più, come fanno tutte le nuove tecnologie. Non avete ragione di discutere su questo, secondo me. Però il punto non era se si può, il punto è se serve, se fosse necessaria. Io ho obiettato al fatto che fosse necessaria nel contesto moderno la tecnologia digitale per insegnare la storia. È utile, ma non è necessaria. La scrittura, è vero che quando fu introdotta, i filosofi, i saggi del tempo si lamentavano dicendo che avrebbe, causato molti guasti, ma non ha radicalmente cambiato l'insegnamento, perché comunque le modalità di insegnamento mediante rapporto diretto tra maestro e allievo si sono mantenute inalterate fino ad oggi. Allora c'era, al tempo dell'oralità c'era soltanto la possibilità di andare a lezione dal maestro per imparare. Adesso c'è anche il libro, ma i nostri sistemi educativi sono ancora basati sul docente che è in contatto col maestro. Questa relazione umana che è fondamentale per l'insegnamento, soprattutto durante la crescita. Poi in certi casi, in certi settori, si può anche sopperire attraverso il libro, no? E la rivoluzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg, non a caso è stata una rivoluzione fondamentale, perché ha reso possibile la diffusione della conoscenza, di portata simile a quella della rivoluzione industriale, ma la rivoluzione informatica è enormemente più potente, perché mentre il libro è un oggetto passivo, io docente lo scrivo, tu a chilometri di distanza lo devi leggere e devi tradurre le mie parole in azione,
Quando io scrivo un pezzo di software, io ti sto dando della conoscenza che può entrare direttamente in azione. E questo è l'open source, no? Questo, diciamo, l'idea, la potenza dell'open source è esattamente che io ti do il sorgente di queste cose, tu puoi imparare e cambiarlo, adattarlo, quindi è come un libro, perché io il libro lo assorbo e poi lo metto in pratica, ma è enormemente più potente del libro perché non deve passare attraverso tutto il processo di assimilazione. Io, come dire, posso usare del software per fare delle cose senza doverlo necessariamente comprendere tutto, oppure lo comprendo tutto e lo modifico per quello che mi serve. Quindi è, diciamo, una rivoluzione di portata molto più grande. Il problema è che, appunto, non è la classica rivoluzione industriale che c'è stata a metà tra la rivoluzione del libro e questa del digitale. Nella rivoluzione industriale, io quello che ho avuto sono state delle macchine che fanno degli scopi sempre quelli, con un minimo di flessibilità. I sistemi informatici che abbiamo da tutte le parti, nel privato come nel pubblico, sono sostituzione del lavoro di persone con lavoro di macchine senza la flessibilità. E se tu non capisci questa cosa e non capisci che abbiamo delle risorse interne, no? Ne parlavo prima a proposito di quello che ha detto Paolo, non soltanto il dirigente che capisce, ma anche chi ci mette le mani dentro, così come il meccanico deve fare la manutenzione della macchina utensile, l'informatico deve fare la manutenzione del sistema software. Perché, no? Mi riaggancio a cosa ho detto prima, l'open source è stato fagocitato dal privato, perché ormai la differenza non la fa il sistema di base, la fanno gli adattamenti, no? E quello che ha fatto, diciamo, le grandi big tech dell'informatica in molti casi sono stati prendere sistemi aperti fatti da una comunità di sviluppatori e poi fare gli aggiustamenti che servivano loro per le loro esigenze. Quindi è la stessa cosa che potrebbe fare il pubblico o che fa il privato se ha le risorse, solo che richiede di capire che queste risorse servono. Tu non puoi togliere di mezzo le persone dei sistemi, diciamo, che stanno nella divisione dei sistemi informatici e sostituirle con, diciamo, delle applicazioni. Non funziona, non va, servono le risorse. È ovvio che con queste risorse puoi fare molto di più, puoi fare meglio, ma non puoi eliminarle completamente. Questo è il problema culturale che ho detto prima, ed è un problema culturale che deriva dal fatto che se tu sei cresciuto in un mondo di automazione industriale, non la vedi la differenza tra l'automazione inflessibile meccanica e l'automazione cognitiva dell'informatica. Posso fare una domanda io? Rispetto a questa cosa qui del fatto che l'open source è stato in qualche modo, appunto, aiutato e fagocitato dai big del web, ragionandoci su, non so bene se è vero, però, diciamo, no, la mia impressione è che uno dei motivi per cui questa cosa è accaduta è perché, però ditemi se secondo voi sbaglio, il modello software as a service è un modello che subisce molto di meno la concorrenza dell'open source, come poteva succedere in un modello precedente dove, appunto, ci si installava il software, no? Allora, chi faceva, l'idea che ho in mente è questa, cioè, in un mondo precedente in cui chi faceva software commerciale si aspettava che il suo software venisse scaricato eventualmente e installato in locale, diciamo, il modello open source entrava in netta contrapposizione, cioè o uno si installa il mio o si installa l'open source. Se io contribuisco al progetto open source, in qualche modo contribuisco a erodere fette di mercato. Nel modello invece dove il software è un servizio e quindi io accedo al servizio, e, diciamo, quello che conta inizia a essere non solo il software, ma anche, diciamo, la disponibilità del sistema su cui far girare questa cosa. E, diciamo, potenzialmente l'open source potrebbe fare concorrenza al cloud di Microsoft 365 piuttosto che a Google Docs, però in realtà non è proprio così. Perché? Perché, diciamo, se da un certo punto di vista è possibile che la comunità sviluppi il sorgente, è un po' più difficile che la comunità invece sviluppi l'infrastruttura. È più complicato. Non è che sia impossibile, però è più complicato.
no? E quindi l'utente che va a utilizzare il servizio lì gratuito online, gratuito tra virgolette, tra molte virgolette, di Google, non ha con la stessa facilità la possibilità di trovare qualcosa di, diciamo, da un certo punto di vista analogo in cloud, come software as a service e anche open source. Può essere questo che sia questo il motivo per cui, diciamo, in qualche modo le big tech del web hanno abbracciato l'open source, perché non lo vedevano più come, anzi, lo vedevano proprio come una possibilità di aumentare la loro capacità di essere efficaci ed efficienti, e senza più ormai il vero pericolo di competizione. Cosa ne pensate? Ma in realtà non è che hanno che il software as a service, nel caso, nell'accezione del cloud delle big tech, è stato sviluppato da zero. Hanno preso componenti esistenti che erano soprattutto open source, perché funzionano meglio in quell'area. Cioè, Microsoft per un anno ha tentato di dire che Azure era basato sui software, sui server Windows. Poi, alla prima risata collettiva di un centinaio di persone durante un convegno, ha detto: beh sì, il 75% in realtà sono Linux, ma noi puntiamo sul restante 25%. Lì è proprio un problema di soldi, perché permette per creare 20 data center, di cui 5 in Islanda, 4 nella Terra del Fuoco, e lì ci vogliono un botto di soldi che il mondo open source non ha, ma neanche aggregandolo, perché chiaramente con un modello di monetizzazione come quello del software open source non riesci mai ad avere livelli di utile come quelli del software proprietario. Cioè, ricordo che ancora oggi Office è un mercato di 25 miliardi di dollari, dove l'azienda che ne controlla la maggior parte, che ormai ne controlla circa 15 miliardi di dollari, ne fa 11 di utile netto. Quindi fare 11 miliardi di dollari di utile netto su 15 di fatturato complessivo, è quello col software open source, ma voglio dire, i miracoli forse esistono, io non ci credo perché non sono credente, però credo che anche un miracolo del genere, bestia, cioè, ci voglia uno sforzo importante. E quindi fatalmente, però qui è dove i governi dovrebbero capire che con un investimento che è accessibile a loro, certo, consorziandosi sarebbe ancora più accessibile, perché chiaramente, voglio dire, adesso ripeto, non sono un politico, però parliamo nella comunità europea. Ci sono, credo, Svezia e Finlandia, o comunque parlare con loro per avere dei data center in zone dove il cooling, il raffreddamento costi praticamente nulla, dove la densità di popolazione è un abitante ogni 30 km quadrati, e qui sono un geografo e quindi dico le cose giuste, e quindi non danneggi neanche tanto l'ambiente se lo fai bene, voglio dire. Però sono i governi che ci devono pensare. Qui, onestamente, chiedere questo al mondo open source, ma a nessun mondo, mi sembra un po' complicato. Cioè, un elemento importante è il discorso del cloud nella pubblica amministrazione. Se ne parla da un po', ci sono i PSN previsti, consorziando ovviamente, proprio perché comunque è costoso anche a livello governativo, ma per quanto mi riguarda, io non avrei tanta voglia che i miei dati finissero in un cloud di il GAFAM di turno, chiunque questo sia. I miei dati, soprattutto se sono dati, che ne so, sanitari, vi faccio un esempietto, quindi super protetti da privacy e non solo, a me piacerebbe tanto che fossero all'interno di un cloud di una pubblica amministrazione, che sia governo, che sia regione, che sia comune,
quindi che si consorzino, se era già previsto, perché ci sono centinaia di data center in Italia, probabilmente consorziandosi e facendo invece uno al nord, uno al centro, uno al sud e uno nelle isole, se vogliamo, è sufficiente. Questo è. Non serve metterli in Islanda, diciamo, quelli servono se devi fare machine learning, se no per tutto il resto il cloud, diciamo, funziona bene e nei casi, diciamo, nel caso della scuola di cui mi sono occupato recentemente, servono quantità di risorse limitate, perché poi, insomma, non ho un'infrastruttura cloud per scuola e università. Diciamo, lo Stato ci deve mettere i soldi per due cose: uno, per l'infrastruttura cloud di base, il ferro, come si dice in gergo, e due, per i servizi applicativi, perché poi ogni scuola, scusate, ma se ogni scuola e università c'ha il suo sito, no? È plausibile che la sua piattaforma, no, dovrà avere delle sintonizzazioni, quindi gli servono i soldi per o avere dei tecnici interni o comprarli dalle centinaia di software house che stanno su tutto il territorio nazionale, no? La cosa ha anche un significato in termini di sviluppo dell'economia italiana, perché invece di dare i soldi... Soltanto perché stiamo andando un po' lunghi e ci sarebbero previsti, diciamo, il tempo per le domande e risposte. Tra l'altro chioso dicendo il famoso detto tra noi informatici che non esiste il cloud ma esiste il computer di qualcun altro. E tra l'altro in tema di scuole, per l'appunto questa mattina c'è stato l'intervento di Don Gilli e Marinello che hanno illustrato come loro l'hanno fatto, ma mica solo loro, per carità, anche il Politecnico di Torino. Quindi è giustissimo e sacrosanto quello che sta dicendo. Sarebbe, ecco, per l'appunto il momento di fare domande e risposte, anche perché in teoria fra una ventina di minuti andremo a chiudere. E quindi, ecco, intanto che raccogliamo qualche domanda, se volete, Flavia magari vuole chiudere, dire qualcos'altro, però ecco, qualcosa era anche già arrivato, ora il tempo di organizzare un attimo. No, direi che ascoltiamo le domande, il tempo stringe, ci sono 20 minuti, e tra l'altro hanno sopportato e supportato tanto tempo senza neanche una pausetta, quindi io direi che alle 5:30 chiudiamo, lasciamo tempo alle domande. Io intanto che arrivino di domande, diciamo domande fresche, riciclo quelle di questa mattina che avevamo promesso che avremmo poi affrontato oggi, no? Per cui Walter chiedeva qual è la situazione relativamente alla creazione di un'infrastruttura pubblica, quello di cui parlavamo adesso, relativamente a una, una didattica, piattaforma didattica completamente gestita dallo Stato e con supporto pubblico di software. E va bene, questa era una domanda di cui parzialmente, diciamo, avete già risposto, si è parlato proprio adesso, anche Flavia ha accennato, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro. Questo così è. Posso dire una cosa io che non è stata detta, cioè che so che non è stata detta, perché di solito non è politically correct, però diciamo, io sono assolutamente d'accordo sul fatto, sull'opportunità di almeno di considerare, diciamo, lo sviluppo della piattaforma. Non sono d'accordo sul modello che ci sia uno deciso che la sviluppa, però sul fatto che ci sia questa cosa pubblica, sì, per la scuola, per tutta una serie di problemi relativi al lock-in, relativi ai dati, relativi alla privacy, relativi a un sacco di cose su cui non rientro. Però vorrei che, mi piacerebbe, chiaramente non è questo il luogo, però che il dibattito sulla didattica, diciamo, a distanza o della didattica digitale integrata nella scuola la smettesse di parlare di tecnologie e iniziasse a parlare di metodologie didattiche, e di come noi nel nostro paese formiamo gli insegnanti, sia delle scuole, sia delle università, perché questa visione per cui se uno sa la materia allora sa insegnarla, e diciamo, ci dimentichiamo completamente uno dei motivi, per esempio, per cui c'è un grande scontento sulla didattica a distanza, è dovuto non tanto alle tecnologie, quanto alle metodologie, perché purtroppo in moltissimi casi hanno continuato a fare diciamo, didattica nello stesso identico modo pessimo con cui lo facevano prima, e la didattica a distanza ha semplicemente esaltato i problemi di quel modello di didattica, dove, ahimè, Enrico, è vero che, diciamo, l'insegnamento è, diciamo, un rapporto d'amore tra il docente e il discente, nel senso che bisognerebbe dare qualcosa, purtroppo bisogna anche dire la verità. In molti casi questo è, ma in molti altri purtroppo assolutamente non è. Ma non lo risolvi con la metodologia? Beh, per esempio, riapriamo per favore. A casa, per esempio, adesso
molti hanno potuto, molti genitori hanno potuto osservare quello che succedeva in classe. E io spero che molti dei docenti che fanno malissimo lezione, non voglio dire che tanti, perché tanti lo fanno benissimo, ma tanti purtroppo lo fanno malissimo, si vergognino sapendo che c'è qualcuno dall'altra parte che non ha il coltello puntato dalla parte dalla che deve stare zitto per forza, che guarda l'assurdità di come loro fanno lezione, si vergognino e magari ragionino come fare e come cambiare la modalità. Che probabilmente, ripeto, c'è tantissimi che fanno benissimo, purtroppo ce n'è abbastanza che fanno malissimo, e adesso si può vedere e spero che si vergognino. Che sono quelli che probabilmente magari anche hanno osteggiato, e ho visto da genitore questi comportamenti per l'appunto di osteggiare la didattica a distanza, ritardarla più possibile, mettere scuse, privacy e quant'altro, proprio perché magari effettivamente non volevano essere osservati. Allora, io qualche altra domanda ci sarebbe, anzitutto... me la sono persa. Ah, eccola. Scusate. Innanzitutto c'era Walter che voleva chiarire quel discorso della piattaforma centralizzata, soprattutto dice perché le capitanerie di porto, ad esempio, hanno una piattaforma chiamata PMIS, e perché loro ci sono riuscite sotto il Ministero dei Trasporti e altri ministeri, altri enti pubblici non riescono. E questo non perché so lì c'è una... Ci sarà una dirigenza che sa farlo e vuole farlo, negli altri ministeri no, e questo risponde anche alla domanda di quegli altri che dicono come possiamo portare l'esperienza del Politecnico di Torino nelle altre università. Beh, se il tuo rettore non lo vuole fare, non lo certo. fa. Perché, perché il rettore non lo vuole fare? Perché gli costa di meno comprare il servizio da Teams o Google piuttosto che comprare il dirigente, diciamo, che sa fare, sa dirigere il sistema informatico, e i tecnici che gli devono sintonizzare la struttura. E alla fine il problema è quello. Dopodiché, però, poi la conseguenza è che tu hai un servizio efficace su quella cosa a prezzo dei tuoi dati, insomma. Perché il Ministero della Difesa ha adottato LibreOffice e gli altri ministeri no? Brava. A me viene, in entrambi i casi, sarà un caso, però in entrambi i casi, sia la Difesa che la Capitaneria di Porto sono più o meno corpi militari. Magari non c'entra niente, anche perché ho visto comunque è molto meno rigida la catena di quanto pensassi, perché poi di Libre Difesa mi sono occupato in prima persona, quindi pensavo che fosse più, diciamo, no, io dico, tu fai... In parte così, ma in parte anche no, perché comunque quando sono tante teste, alla fine diciamo esce fuori. Quando sei militare sei meglio l'importanza del controllo, e quindi diciamo... Forse sì. Non è un caso che tipicamente gli eserciti sono nazionali, no? Il tempo dei mercenari per difendere, diciamo, gli stati è stato superato qualche secolo fa, perché si è capito che poteva non funzionare tanto bene, ecco. Il digitale è questo. Adesso si chiama defense contractor, ma il concetto è col gesso, grazie all'abitudine di appaltare che avevano i signori italiani di appaltare la difesa, l'esercito dei privati, che erano appunto i mercenari. Un politico che avesse un minimo di strategia dovrebbe considerare questo precedente. Sulla domanda, all'università sarebbe facile passare a sistemi aperti? Sì, sarebbe molto facile, perché i docenti, come hanno imparato ad usare Teams, che è secondo me abbastanza infernale, diciamo così, possono tranquillamente imparare ad usare altro. E i miei colleghi ho suggerito di usare i sistemi resi disponibili gratuitamente dal GAR, e si sono tutti trovati molto meglio che con Teams. Ecco, il problema anche qui dove sta? Vabbè, sta nel sottofinanziamento, e poi sta nel fatto che le università sono state incoraggiate a considerarsi come aziende in reciproca concorrenza, e quindi un compito su cui potrebbero collaborare, vale a dire quello della condivisione di know-how, di soluzioni per la teledidattica, e in cui potrebbero valorizzare le competenze e servizi del GAR, di cui peraltro fanno pure parte, viene trattato come un compito che deve essere risolto da ciascuna università da sé in concorrenza con le altre.
però anche questo è stata una scelta politica, quella di trasformare le università in aziende in reciproca concorrenza, e se la politica imparasse a trattare l'istruzione e la ricerca come dei sistemi di interesse nazionali che devono collaborare, molti di questi problemi verrebbero superati. Comunque, posso dire una cosa? Allora, questo fatto, gli insegnanti possono imparare a usare quello piuttosto che quell'altro, devo dire che è una frase che non mi piace neanche un po', considerato quanto gli insegnanti di tutti gli ordini e grado, e quindi non parliamo dei professori universitari come siamo noi, ma di tutti gli insegnanti si sono dovuti attrezzare per gestire la pandemia, gestire l'insegnamento durante la pandemia senza alcun supporto, senza nessuno che gli avesse insegnato la metodologia per fare una didattica diversa, inventandosele da soli le metodologie. Perché il punto non è se si usa Zoom, in questo caso secondo me non è proprio questo il punto, se uso Zoom o un'altra piattaforma o Big Blue Button, non è questo il punto è qualcuno dovrebbe dare un supporto metodologico, un supporto di ausili didattici agli insegnanti per poter fare didattica in un modo nuovo, diverso, che hanno dovuto imparare dall'oggi al domani. Quindi non diciamo con quell'aria sprezzante gli insegnanti possono imparare, perché gli insegnanti troppo hanno imparato e troppo hanno fatto. Questo veramente. Si vorrebbe che qualcuno si occupasse di nuovo a livello nazionale di gestire, invece di occuparsi di tante sciocchezze di contorno, di gestire il fatto che se devo insegnare per un anno in digitale e non è il mio mestiere perché non l'ho mai fatto e lo devo imparare dal venerdì al lunedì, forse metterci un qualche forma, un qualche soldo per farlo, prendere qualcuno che dia un supporto, non sarebbe stata una cattissima idea. No, ma torniamo. Questo nessuno ci ha manco pensato, perché gli insegnanti devono fare da sé. E poi no, diciamo che non l'hanno fatto abbastanza. No, Torniamo sempre al discorso, al concetto di formazione, che chiaramente vale anche e soprattutto in primis per gli insegnanti, perché poi non possiamo pretendere e parlare di insegnare l'informatica a scuola se non ci sono insegnanti di informatica nelle scuole, insegnanti che conoscano l'informatica. Precisiamo meglio il discorso, formazione è giusto. La formazione richiede tempo, e quindi quel tempo che la persona sta in formazione non puoi chiedergli che lo faccia nel suo tempo libero, quindi servono delle risorse per avere degli insegnanti che insegnano nelle ore in cui l'insegnante che deve insegnare deve fare la formazione, quindi la formazione è un problema di risorse, è un problema di organizzazione, e la formazione non basta, perché poi le tecnologie, diciamo, hanno la tendenza a piantarsi e a non funzionare più, e quindi tu hai bisogno del tecnico. Se tu non puoi chiedere a un insegnante, che soprattutto nelle scuole primarie e nelle scuole medie, soprattutto in situazioni disagiate, ha già il suo bel da fare per stare appresso agli studenti di occuparsi anche dei problemi tecnici. E come giustamente ha detto Tiziana, gli è stato chiesto, diciamo, dal 4 marzo all'11 marzo, dall'11 al 18, ma adesso fate didattica con sta cosa che loro non avevano mai visto. Cioè, noi professori universitari, per imparare a usare Teams, roba che usavamo costantemente in tutti i giorni, ci abbiamo messo settimane e mesi, ed eravamo tutti tra adulti. Ok? Allora, queste cose qua, la differenza tra la teoria e la pratica del digitale, sono fondamentali. In teoria va tutto bene, faccio l'app, sono i dettagli che fanno la differenza, e le risorse e il supporto tecnico. Se non fai questo, servono risorse per l'appunto in termini di, secondo me, anche più insegnanti, perché come giustamente dice Nardelli, quando un insegnante magari sta facendo formazione, si sta fruendo di una formazione, non può insegnare a sua volta, quindi per non farglielo fare nel suo tempo libero magari serviranno più insegnanti che sopperiscano, e poi servono altre risorse proprio come tecnici nelle scuole, e questo è sacrosanto. Io avrei una domanda del mattino che è forse anche un po' una buona chiosa, ed è in realtà rivolta a Libre Italia, cioè a noi.
C'era Loss che chiedeva: considerato che quando parliamo di big tech o di software proprietario ci riferiamo a realtà internazionali, problemi internazionali, come si rapporta un'associazione come Libre Italia o comunque la comunità italiana con le analoghe europee e internazionali? Quindi questa è una domanda un po' rivolta a noi, che secondo me ci sta anche bene un po' in chiusura, e alla quale inviterei, non so, Enio o Italo a rispondere. Io mi astengo. Ma come ci comportiamo a livello internazionale? Chiaramente non è facilissimo, perché non c'è una, adesso negli ultimi due anni, per esempio a livello europeo con Open Forum Europe comincia a esserci un minimo di organizzazione strutturata, però è sempre in molti casi basata sul volontariato, e quindi non è sempre banale partecipare alle riunioni, non è sempre banale partecipare, avere il tempo per fare follow up. Io per come dire ruolo mio all'interno della Document Foundation sono quello che segue tutto il mondo europeo, partecipo alle riunioni, però molto francamente spesso non ho il tempo per fare follow up, leggere tutto quello che c'è, che viene prodotto, e intervenire in modo sensato, perché poi intervenire dicendo pirlate ci vuole poco tempo normalmente, ma non serve a nessuno. Non è banalissimo, purtroppo l'Europa sotto questo profilo è molto meno organizzata degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, è buffo pensare che l'80%, 75% circa del software open source ha la sua nasce in Europa, o in modo diretto o in modo indiretto, nel senso viene concepito, viene lanciato, poi gli sviluppatori possono essere dappertutto, però diciamo i progetti nascono sul territorio europeo, ma le due più grandi organizzazioni a livello globale che rappresentano il software libero open source sono negli Stati Uniti, Free Software Foundation e Open Source Initiative. Io sono membro del board di Open Source Initiative. La cosa assurda è che Free Software Foundation fa la forca a Open Source Initiative, che è una stronzata di dimensioni galattiche, e questo, scusate, è una definizione tecnica, non è un commento. Grazie alla miopia di Richard Stallman, che è una persona che ha avuto una pensata fantastica ed avrebbe dovuto essere colpito da un fulmine 5 minuti dopo averla avuta, perché se gli avremmo fatto anche i monumenti. E quindi adesso francamente con quello che sta facendo ha fatto dopo monumenti credo che non se ne possano fare nel modo più assoluto, e adesso capite perché non posso fare politico chiaramente, e questo è sbagliato. Adesso in OSIF, dopo anni, perché io sono lì il mio secondo mandato, sono 4 anni, io tutte le volte alzo il ditino e dico sì, scusate, però non possiamo usare solo l'inglese per comunicare, perché ci sono circa 5 miliardi di persone che non parlano l'inglese nel mondo, e se vogliamo essere un'organizzazione globale magari aprirci un pochino di più anche alle altre lingue. Adesso fortunatamente ci sono altre 2 persone nel board che sono europee, e si discuterà in uno dei prossimi board nella creazione di un capitolo europeo di Open Source Initiative, che secondo me sarebbe molto importante, però è comunque una strada insieme. Così poi può fare la forca a Free Software Foundation Europe, giustamente. No, assolutamente, cioè io credo che il primo obiettivo di un'organizzazione del genere dovrebbe essere di andare da Free Software Foundation Europe e dirgli uniamo le forze e facciamo le cose insieme per poter rappresentare meglio questo mondo. Purtroppo ci sono problemi a livello globale, problemi molto grossi, la barriera linguistica è un disastro. Vi posso lasciare immaginare cosa sono le call di Open Source Initiative con gli affiliati cinese, giapponese e indonesiano.
Ma io non ne ho idea, perché sai, abbiamo un giapponese in TDF che... Ma Shinji in confronto è laureato in inglese. Ecco, andavo bene. Quindi, senti, io vorrei aggiungere qualcosa. Fammi finire un secondo. Scusa. Per cui dicevo, è complicato, ci vorrebbe più gente che si impegna, ci vorrebbero più giovani, perché ragazzi, io ho 66 anni, fra poco... prima o poi qualche colpo mi piglia e io spero sempre dopo che prima, però insomma non si sa mai, sono sopravvissuto al Covid e questo dimostra che ancora qualche numero ce l'ho, però non vorrei fare la seconda prova. Ci vorrebbe qualche giovane che ci si mette. La strada non è brevissima, perché chiaramente ci sono molte cose, cioè è molto politica purtroppo la cosa. E quindi bisogna un pochino fare fare un po' di palestra, bisogna cominciare a vedere come si muovono le persone, quello che fanno, e poi entrare. Sarebbe auspicabile che ci fosse, come dire, una camera d'ingresso in queste associazioni. FSF è un'oligarchia, cioè è più semico di Richard Stallman o non c'è nel board. OSI, per esempio, è elettiva, quindi però ci vorrebbe uno step inferiore per cominciare a preparare le persone a entrarci e quando entrano essere efficaci dal primo momento. In parte hai risposto. Chi ha voglia scriva. Io stavo per dire, per appunto, che alla fine, andando un po' a stringere dal punto di vista, cioè per rispondere anche proprio sul punto a cosa fa Libre Italia e cosa fa in generale la community a livello internazionale, fa quello che può. Chiaramente, proprio come diceva Italo, il problema sono, come sempre, e come diceva Nardelli prima, le risorse anche qui, e qui ancor più, perché poi chiaramente qui parliamo molto spesso, anzi quasi sempre, di volontariato, quindi di tempo libero sottratto alla famiglia, sottratto alle le cose personali, le vicende, le faccende personali, quindi servono risorse anche qui. E questo, volendo proprio tanto bene in chiusura, secondo me può essere un ottimo appello ai nostri consociati, ai nostri membri di Libre Italia e in generale a tutte le persone attiviste, perché io così le definirei, delle community di software libero, a fare di più, perché pagare la quota ad essere associati è sicuramente bene, appoggiare la causa è sicuramente bene, ma fare qualcosa di più, cioè magari ecco prendere parte a dei comitati. Noi avevamo fatto dei comitati all'interno di Libre Italia per la scuola, per il discorso anche politico e quant'altro, sono rimasti un po' fermi. Tutti gli anni ci ritroviamo purtroppo a rifare l'appello: ragazzi, fatevi avanti, cercate di darci una mano, cercate di, altrimenti siamo sempre in pochi e cerchiamo di fare molto. Mi taccio, passo la parola a Enio per i saluti di chiusura. Intanto ringrazio e saluto tutti, grazie sinceramente per aver partecipato, a tutti coloro che sono stati in ascolto e tutti invece con gli speaker che hanno veramente dato degli apporti fondamentali, veramente, per me illuminanti, ecco, dovrei definirli così. Grazie e buona serata a tutti e buone feste. Bene, un rapido saluto, grazie enorme a tutti voi, è stato interessantissimo, mi avete inchiodato sulla sedia, quindi vuol dire che avete attirato la mia attenzione e non è facile. Veramente grazie, è stato bellissimo, è stata una bellissima conf dal mio punto di vista, pur essendo online, e credo che sia stata un'esperienza positiva un po' per tutti i soci e anche chi ci ha seguito da non socio, insomma. Vi ringrazio, spero di rivedervi oltre che online anche dal vivo in qualche prossimo evento, perché siete veramente delle persone su cui si può fare affidamento, siete molto il discorso è stato molto interessante e molto proficuo, grazie di cuore. Arrivederci alla prossima a tutti quanti, vi saluto. Grazie, grazie. Grazie, buone feste. Buone feste. Buone feste. Ciao, ciao. Grazie, auguri a tutti. Grazie e auguri.